In diretta dall'autodromo di Shanghai in Cina, va in scena la settima social race su Formula 1 2021. Amici di Formula Italian Team, come di consueto, un caloroso saluto da parte di Raffaele Lelli. Per voi, Roshi, insieme a me, in cabina di commento dalla regia, il solito gigantesco Andrea Maldonado. No, gigantesco sei tu, ormai. Guarda che anche tu non è che sei giovanotto là, soffitte. 6 anni fa quando ero arrivato, sì, adesso quindi, buonasera a tutti lo intanto. vedi che un attimo. Comunque, io già confermo che sarà una direzione gara più empatica di quella che abbiamo avuto Empatica, ieri. Mark, Mettiamo sotto. l'abbiamo in questo momento l'abbiamo messo da parte, in questo momento non può sentirci. Molto bene, allora continuiamo con queste serate di test. Ecco, sul nuovo capitolo targato Code Master. Che tra l'altro, soprattutto in questa qualifica, stiamo un po' stressando. Quindi vedremo se avremo delle difficoltà nel dover eventualmente ricreare la stanza. Abbiamo chiesto a alcuni però di abbandonare, di rientrare. Qualcuno è entrato proprio a qualifica in corso ed ha scelto la vettura, insomma, per testare ancora di più, stilare bene, precisare eventuali norme del regolamento legate a eventuali bug del gioco. Regolamento di una pre-season, Andre, che è arrivata 2 settimane, immagino, all'incirca metà settembre, e ci siamo. Eh sì, ci siamo ormai, praticamente siamo ormai ad una settimana, oggi è 30, quindi partiremo il 6, quindi dal 6 al 24, quindi ormai stiamo entrando, diciamo, verso l'inizio della stagione, poi chiaramente i campionati se ne parlerà poi dai primi di ottobre, ma direi che ormai ci siamo, ecco. Judy Slayer, grazie per il follow. Salutiamo tutti quanti i ragazzi dalla chat come di consueto. Dario Scarpato, buonasera a tutti quanti. Per il momento, comunque, diamo un senso alle immagini. Stiamo vedendo le immagini, ovviamente, dalla parte della regia di Andrea, che ci giungono dal circuito di Shanghai in Cina per questa, come detto, settima social racing. Dopo più di un mese e mezzo l'abbiamo stressato decisamente questo gioco. In effetti, finora ci siamo presi giusto una piccola pausa. Ecco, ad inizio agosto, per il momento, lui va andare sotto il muro dell'1,3. Sul circuito cinese è stato J-Sport in un primo 29 secondi 895 secondi. Non ho fatto caso alle gomme, se la Pirelli almeno idealmente, ecco, nel calendario iniziale o insomma qui nel gioco ha portato una mescola più dura per quanto riguarda il compound, però l'anno scorso che si arrivava qui con C2, C3, C4, quindi mediano come a livello di durezza dello pneumatico, la pole position in Master League fu di Simone Violo, Re 97 195 in 1:28 690. Non so se è un po' il feeling che sta mancando ai piloti con il tracciato. Tra l'altro, c'è stato qualche redesign nella pista cinese, sono stati aggiunti dei panettoni all'interno di diversi cordoli, quindi anche a livello di tagli ciò decisamente aiuta. Tanto arriva anche il ritiro da parte di Tals, anche qui dove sta arrivando Matthew nella parabolica, ce ne sono tanti all'interno, cordoli più spigolosi, più alti, sobbalzano di più, quindi l'unica curva, ecco, che è anche quella che andavamo sempre a controllare, è l'ultima, dove lì c'è sempre solo il paletto da solo pronto ad essere abbattuto al primo giro. E quindi, per quanto diciamo a livello di compound, non ho potuto verificare, ecco, se sono state portate le gomme più dure dal gioco, poiché un secondo, ecco, ok, che quest'anno in alcune piste si gira più lenti rispetto agli anni passati, però la scorsa settimana invece in Spagna, che è una pista tecnica, eravamo andati anche più rapidi per quanto riguardava i tempi. Matthew intanto migliora la prestazione di Jakub Rukita, Mattia De Campo, quindi in 1:29 799, poco meno di un decimino rifilato al compagno suo compagno di squadra della scorsa Master League, entrambi militanti in McLaren, tornano nei box la maggior parte dei piloti, in pista comunque nei carni, nei piloti che vedremo in pista abbiamo Matthew, J-Sport, Raffo Idex, Marco Ganu, Alessio Fiorino, che si sta dilettando in diverse social race, Dilege 97, Shumi 91 Legend, stesso discorso di Alessio, ritorna in pista Scrax 199, no, non l'ultimo, perché ce ne sono state È ben due lui, di Sport però è League da lui. quando l'ha vinta lui. Però è quello che ha iniziato uno dei tanti trend di vincere la Sport in una determinata pista. Da quanto aveva vinto lui il campionato Sport League in Brasile, le ultime 2 stagioni si sono decise lì, tranne con Topic Gasser, che invece l'ha chiusa una settimana prima in Messico. Comunque, Scrax 199, ritorna il maestro del. Benji lo chiamava il Il maestro, ma non maestro, ricordo noi qualcosa, chiamavamo il credo per maestro. Rocket League fosse Sì, probabilmente. qualcosa.
magari lo rivedremo, ecco, anche su Rocket League nel torneo natalizio, ma stiamo già proiettando troppo in avanti. Ci sono in pista anche Flaminio, Patrick Speri, Leuz 97 con la AS, anche per lui vale il discorso di Sciumi ed Alessio Fiorino, Gianluca Ocu, che qui in Cina purtroppo la sua ultima apparizione, soprattutto all'ultima curva, è stata decisamente impattante. Stava vincendo la sua prima gara in Sport League, è andato a sbattere contro le barriere qui all'ultima curva, proprio all'ultimo giro, quando aveva un enorme margine di vantaggio nei confronti di Visser, che approfittò di quella situazione tra l'altro per tornare alla vittoria dopo tantissimo tempo, dopo tantissimi GP. In pista troviamo anche Mister X, Poz Luca, ultimo campione della Prime campione League, campione in carica, che, della insomma, Prime, sì, sì. Talz 706, al momento ritirato insieme ad F, e sedicesima ed ultima posizione per il momento per Matteo Profilo, con 4 secondi tra l'altro da Talz. Credo abbia imbarcato tanto carburante per fare un mini stint di gara, prendere feeling con il gioco. Tra l'altro questa sera è la prima social race, primo GP, insomma, ufficiale fit andrà nel Trucks alla distanza di gara al 100%, quindi esatto, vedremo delle strategie più lineari rispetto alla follia delle sì, passate settimane. Esatto, ci saranno strategie, penso, più soprattutto per chi chiaramente andrà poi sul 100%, diciamo, inizieranno a farsi qualche calcolo, comunque qualche riferimento legato dopo la distanza. F ci segnala che ha fatto una bidonata dalla chat, ci saluta tutti quanti, viene riscattato un bevete, allora io un goccetto me lo bevo volentieri, grazie. Anche se l'estate sta finendo, dobbiamo restare idratati. Fa ancora caldo, quindi ci sta. Sì. Quindi tornano tutti quanti in pista per quest'ultima sessione, per quest'ultimo minuto in questa sessione di qualificazione. Davanti a tutti per il momento a dettare il ritmo Matthew, immagino andranno tutti quanti in pista con la gomma soft, sì, all'interno della top 10 sono tutti quanti con la gomma soft, ed anche in generale in pista in questo momento hanno tutti optato per la gomma a banda rossa. Per quanto riguarda i tempi, solo Gianluca Ocu ha puntato su un, anche per lui, un primo stint di gara, effettuato addirittura 4 giri con la gomma media, registrando un 31.756. Comunque tutti abbastanza ravvicinati, soltanto Poz Luca, Taz ritirato, Matteo Profilo ed F addirittura squalificato. In effetti questa me la sono persa, sì, vado a dare uno sguardo. Io non l'ho vista, per questo lui ha poi messo, aveva scritto, diciamo, F credo si sia girato e poi il gioco al solito non gli ha dato tempo di fare manovra, perché viene segnalata direzione errata. Per Talz invece danno fatale, attenzione, attraverso il movimento della corsia box per Poz Luca, accelerazione nella corsia box per Mister X, non ci sfugge nulla, occhio. E va bene. Si stanno lanciando per l'ultimo tentativo là davanti. F ci chiede consigli della strategia. Segui J Sport, Fabio. Sembra il tema principale. Fai quello che fa lui. Esatto. Sicuramente, in effetti J Sport però partirà con la rossa in prima fila. Al momento, momentanea prima fila. Sicuramente gomma media fuori alla top 10. E via! Esposta andando la bandiera a scacchi. Quindi vediamo questi ultimi istanti di questa sessione di qualificazione. A dare uno sguardo dalla mappa, la prima che arriva è una Mercedes, quella di Marco Ganu, poi arriverà una Aston Martin, una Ferrari, poi l'altra Mercedes di Poz Luca, quindi arriva Marco Ganu all'ultima curva per puntare a migliorarsi questa quinta posizione. Lo fa andando ad aprire la seconda fila, terzo posto per lui. Arriva J Sport all'ultima curva, preciso sul cordolo esterno, ritiro dato per Raffo Idex in uscita alla chiocciola, migliore prestazione dato per G-Sport, 1.29.654. Sta arrivando la Mercedes di Poz Luca in questo momento all'ultima curva, anche lui è un po' largo, non vorrei che gli abbia annullato il giro, sembrava andare lungo, e sale in dodicesima piazza. Arriva adesso al tornantino l'Alpine, almeno sembra un Alpine, sì, quella di Sciumi 91 Legend, poi ci sarà la McLaren di Scrax. Sciumi Legend calmo sul cordolo esterno, non esagera, quarto posto per Sciumi Legend dal nulla, si è già dimostrato un buon pilota, però era stato in sordina. Scrax resta sì, ottavo, Alessio Fiorino torna ai box, allora la Ferrari di Flaminio, poi la Haas di Gianluca Ocu, Flaminio in settima piazza,
C'è Lukaku nono e vediamo Matthew migliora la posizione, la prestazione cronometrica fatta registrare da G-Sport in 1:29.464. Dovrebbe essere finita perché anche l'Alpine di Matteo Profilo sta tornando, la Williams di Matteo Profilo sta tornando ai box insieme all'Alfa Romeo di Alessio Fiorino, che si è tenuto l'ultimo colpo, non ha fatto registrare il tempo nell'ultimo giro. Sarebbe stato interessante vederlo sotto a bandiera scacchi, poiché a livello di intertempi era in linea con Schumi 91 Legend, quindi giusto questo confronto così tra rookie in queste social race. Insomma, sono piloti che non abbiamo visto in Formula Open, in Formula 2, nella passata stagione in generale non l'abbiamo mai visto, sì. Sono arrivati da quando abbiamo aperto le porte qui su Formula 1 2021, e ecco, anche questo è un tema, il fatto che anche l'accesso alla pre-season per diversi piloti si è fatto tramite social race, non c'è stato quindi il discorso delle Formula Open. Vedremo insomma l'impatto della pre-season, credo che per loro sarà discreto, visto che da lì si inizierà non con i giri richiesti, però insomma con una migliore pulizia in pista, eventuali contatti avranno delle conseguenze, quindi quello finora sì. Mi sembra che si sono comportati abbastanza bene, però li dobbiamo smussare credo qualche anno. Vabbè, anche perché tu lo sai ormai che diciamo che già con la pre-season iniziano ad avere dei riferimenti un po' più man mano che passa il tempo, poi diventa, non dico una lotta selvaggia in pista, però in senso buono chiaramente, ma sicuramente bisogna andare forte, ecco, per stare là davanti. No, soprattutto il primo anno, io ricordo la pre-season che feci nel 2017, che era il primo anno, io andai alla morte veramente, era la gara di Suzuka, la prima gara la preparai per 2 settimane solo a girare in quella pista, perché è la prima volta, non sai nemmeno benissimo, certo, come funziona, perché sì, lo leggi il regolamento, però dici se arrivo davanti a lui allora sto davanti a lui nel campionato, magari prendo la vettura, magari ho già no per niente. E però ecco, era intrigante sotto quel punto di vista, fa piacere anche vedere, insomma, noi siamo qui da tanti anni, però fa piacere vedere sia piloti nuovi, giovanissimi, certo, che arrivano, che altri esperti, sì, da altri campionati che si ambientano. Insomma, è un modo di correre al solito, tralasciando il discorso dei senza aiuti, ma è molto più legato al fair play, mettiamolo sotto questo punto di vista, sia nelle ruotate, sì, che nello stare ai limiti della pista. Certo, sì, sì. Molto bene, quindi vediamo cosa ci aspetterà anche a livello di meteo. Qualche nuvoletto, un po' di smog sul circuito di Shanghai. Proprio cinese mi sembra questa atmosfera. Sì. Un po' tipo nebbiolina valpadana. Non esiste più il grigio inglese, esiste solo il grigio cinese sotto questo punto di vista, almeno in questa lobby, ecco. Sarà interessante, appunto, come dicevi, le strategie per questo 100, perché la prima gara al 100 sappiamo che le strategie sono completamente diverse, quindi una gestione diversa. Poi anche il fattore safety car, magari in questo circuito non ne vedremo tanti, perché è un circuito in cui le vie di fuga ci sono e magari non ci sono tanti incidenti, però abbiamo visto comunque una safety car abbastanza presente in queste ultime gare, che non è necessariamente una cosa negativa, non so, poi chiaramente cioè, dipende. Beh, quello poi dipende da pilota in pilota, il primo che sta a ogni giro riesce a scappare, certo, dicendo un'altra safety car. In Olanda in effetti ho visto da alcuni video ce ne sono state 3-4, in Spagna, sì, invece con 3 incidenti ne è uscita solo una. Lo stesso Luigi dalla chat, era il primo giorno della patch 1.8 se non vado errato, ci eravamo accorti che insomma non esce, eppure eravamo in Spagna, che anche lì sì, le vie di fuga ci sono, però in alcuni tratti le barriere sono molto vicine, specie nella S in salita curva 7 ed 8, dove la maggior parte degli incidenti accadono lì, le vetture rimangono abbastanza vicine alla carreggiata. Tutto sommato qui uno dei punti dove si va in sofferenza è la trazione, eventualmente dal tornantino, però le barriere lì sono lontane dal tornantino di curva 3 sinistra, poiché la chiocciola in salita viene considerata curva 1 e 2, poi c'è curva 3 sinistra in discesa, e eventualmente quella dove sta per arrivare Matthew, perché è una curva dove il gioco ogni tanto permette, qui sul corno di destra in uscita, di andare un po' a sfruttare, si cerca di portare tanta velocità verso questo eventuale punto di staccata, anche se poi c'è la zona di DRS, quindi esagerando su quel corto esterno può capitare che il posteriore sopravanzi l'asse anteriore. Nei meandri dei ricordi di quando questa parte del circuito di Cina, quella centrale, mi fregava sempre. Vabbè che stiamo parlando di giochi completamente diversi, ma ogni giro la facevo diversa, e già quella cosa mi faceva capire che non andava bene, ecco. Cioè,
È un tratto intrigante perché si arriva da quei due curvoni sinistra-destra, quella S, dove ci si porta tanta velocità nel primo a sinistra. Poi in quella a destra invece si tende anche ad andare un po' a rilascio, ogni tanto sotto coppia, settima fino alla quinta. C'è chi utilizza addirittura la quarta per stare più sul cordolo, trovarsi dritto poi per le due curve verso sinistra. La prima, alcuni ad esempio la sacrificano per cercare di uscire più forte nella seconda, di arrivare anche lì dritti poi sul cordolo interno della seconda. Altri invece si lanciano totalmente per cercare di spigolare, ecco, in una guida più da motocicletta, insomma, intraversarla un po', ma quest'anno il discorso del girare in questo modo, mettere una marcia in meno a centro curva, non mi sembra star funzionando, non sembra nemmeno sul sito, sul forum della Codemaster, diversi piloti stanno segnalando ciò che, insomma, c'è meno short shift, è un meno buggosa, ecco, la guida sotto alcuni punti di vista. Comunque, stanno arrivando i piloti sulla griglia di partenza. Andre, chi arriva? Cioè, anzi, chi non arriva? Pubblichiamo. Matthew solitamente in qualifica se parte bene in gara è bello tosto, quindi lo escluderei. Voglio andare su Marco Cano, dai. Diamo Gli diamo fiducia al buon Marco, che in fiducia a effetti su questo nuovo Marco capitolo lo sta trovando dopo essere Cano. Sì. tornato al podio in Pro League, tra l'altro proprio all'ultima gara della Pro della passata stagione. Allora si stanno accendendo i semafori, siamo in attesa che si vadano ad accendere. Eccole qui le luci, 1, 2, 3, 4 e 5 allo spegnimento, quindi questa è l'ennesima social race. Scattano in questo momento le vetture sul circuito di Shanghai in Cina, 17 selvaggissime vetture. Vedo una Alfa Tauri avere qualche colpetto di lag, nel mentre G-Sport è riuscito a sopravanzare con il rilascio e la frizione. Matthew, che però tenta di resistere all'esterno, alla fine deve cedere nel richiamo verso curva 2, invece si rilancia. O forse ha commesso un piccolo errore in G-Sport perché non ha trovato un gran punto di corta verso curva 3. Beh, di E il diciamo che si retrovia sono il lasciati gruppo si dimana. lo spazio, cioè, se lo sono lasciati, ecco, diciamo Sì. così, c'è stata ampio, come dire, possibilità di Ampio fair sorpasso play, sì. contro È sorpasso. Sì. stato qualche sorpasso anche al tornantino. Intanto Scrax lo vedo in 17ª posizione. E ho visto ogni tanto qualche colpo di lag. Speriamo Sì, sia tutto ok a purtroppo livello l'ho di visto connessione per noi. pure io lì con Cina, diciamo, nel giro di qualifica, nel giro di warm up, che qualche problemino. Non mi Tanto a sembra ci livello di siano stati gomme, fuori dalla contatti. top 10. No, qualcuno sta tentando qualche sorpasso un po' ottimistico, tipo Leuzo, ho visto un tuffo nei confronti di Patrick Speri, ed anche Mister X all'esterno però della chiocciola nei confronti di Patrick Speri, che sta soffrendo perché tutti fuori dalla top 10 sono partiti con la gomma soft, solo Patrick ha optato per la gomma media. Mamma che foschia, qui è davvero Milano lunedì mattina, c'è cioè una nebbia, quasi non si vedevano alcune vetture in fondo al rettilineo, tra pochissimo quindi facciamo un recap. Quando le vetture andranno a transitare sul rettifilo principale, intanto anche Scrax va al sorpasso di Patrick Speri con questa gomma media, si mette sì in ultima posizione ma con molta calma, l'unico a fare una strage differente, traiettorie stile IndyCar, anche una McLaren lì palesemente, quella di Tals, che è andata un po' troppo largo sull'ultimo cordolo, proprio all'ultima curva, sul cordolo esterno. Io volevo fare un piccolo recap ma al solito la grafica ci Sì, fa le burle, ci esatto. dice che siamo al terzo giro. Aspettiamo Fidati. un attimo. Io ora in Sì. questo momento sono sull'Alpine di Schumacher, vedo un pochettino, come dire, sta guidando questo trenino con di Leggi dietro e Raffo che è molto, come dire, molto rampante. Schumi fino a poco fa era primo, quindi magari aspettiamo la fotocellula del T2 dove di solito si risistema tutto. Ce l'abbiamo già da ora, meglio. Quindi prima posizione per Matthew, seconda per J-Sport, poi Schumi 91 Legend, Di Legge, Raffo Idex, Marco Gano, Flaminio, Alessio Fiorino, Gianluca Cocu e Poz Luca a chiudere la top 10 con Poz Luca, che tra l'altro è anche il pilota che ha guadagnato più posizioni, qui fa un sovrasterzo, un errorino e va anche decisamente largo. Poz Luca ha guadagnato 4 posizioni rispetto alla posizione di partenza. Tals va a sovravanzare intanto Matteo Profilo, e allora diventa Tals quello ad averne guadagnato di più, poiché con questo sorpasso va a quota 5. Però siamo già nel corso del secondo giro, Poz Luca nel primo giro, allora si porta a casa questo mini titolo, lo chiamiamo di Giovinazzi, ecco, visto che più volte è stato celebrata la sua bravura. Ah, ritiro per Matteo Profilo in uscita dalla chiocciola, ma tanto lontano, virtual safety car sulla destra. Non lo so se c'è stato un contatto, purtroppo me lo sono perso, ero un botto Purtroppo l'ho contatto perso e l'avevo appena anch'io. sopravanzato. Quindi è una zona decisamente particolare perché si può capitare di perdere il posteriore in uscita dalla C'è 13, la qualcuno che è andato in chiocciola molto box. lunga, intanto sì, Gianluca qua in box, probabilmente arriverà la media per i piloti che si stanno fermando in questo momento.
o forse anche addirittura un cambio dell'ala, aspettiamo. E però era decisamente lontano, ecco, dall'uscita del curvone. Siamo sicuri che devono fatto profilo qualcosa. È davvero un peccato. Gianluco, allora, non Gianluca per Gianluca in realtà. Proprio la strategia, eh sì, anche Tals si è fermato e sì. Non ha cambiato nulla, quindi no, tutti e tre, tutti su gomma media. E tra l'altro ha appena terminato il regime di virtual safety car, quindi non guadagnato metà pit stop, mettiamo sotto, sì. Più o meno, ecco. Magari sperano anche sotto sotto che ci sia qualche safety car a breve, più avanti, quindi speriamo, per rimescolare le carte, dato bandiere gialle nel T2 per... purtroppo non ne ho idea. Flaminio, le gomme sporche, viene sopravanzato da F. Forse un'escursione nella S tra curva 7 ed 8 per Luca Flaminio, che va molto lento. Non ha l'ala, ma lento che sì. La telecamera non aiutava. Senza muso, corto muso direbbe. Anzi, proprio nullo muso. C'è Leutz, intanto molto vicino a Raffo Idex, vice campione della Sport League. Leutz, non male questa partenza per lui. Si mette davanti a Raffo Idex, dietro anche Scrax, tenta di risalire il gruppo, sopravanzando Patrick Speri. Bandiere gialle di nuovo, intanto nel T3, testa coda per una AS, Gianluca Coco. In trazione, immagino ancora la gomma non perfettamente in temperatura, questa carcassa media. E quindi purtroppo testa coda per lui. Vai box anche Raffo Idex, dopo 4 giri. Non vorrei ci sia stato un danno. Forse con Flaminio, magari in quella situazione è accaduto qualcosa. Bandiera gialla questa volta nel T1. Si è girato Marco Ganu. Niente, iniziamo subito con le gufate. Marco Ganu, dai, lo vedo bene. Podio Abu Dhabi, l'ultima gara in pro. E invece sostituita l'ala anche sull'Alfa Tauri di Raffo Idex, oltre che sulla Ferrari di Flaminio. Lì davanti intanto Sumi ha perso un po' il treno dei primi due, non è facile nel passo di Matthew G-Sport, assolutamente. Mentre di legge come il solito volpone che sta, come dire, lo sta studiando, secondo me lo sta proprio studiando. Di nuovo in testa coda Marco Ganu, sempre il tratto tra curva 7 ed 8 dove in precedenza abbiamo trovato Flaminio in testa coda. Immagino surriscaldate ormai queste gomme, certo. Per Marco che 4 di 56 è lunghissima, soprattutto. Speriamo che non senta i pronostici. No, sarà la live aperta, è normale che sia demoralizzato. Poi il mio pronostico, poi il tuo pensiero. Ancora di nuovo. Si è girato di nuovo. Ormai la gomma è totalmente andata a livello di temperatore. Tra l'altro ha trovato un buon feeling con il gioco e invece. Ecco, io un po' tu che hai dato la mazzata finale, che ha trovato il feeling errato. Tanto di legge sta attaccando Shumi. Sì, all'interno di quello uno resiste. Shumi 91 Legend fa più strada, porta più velocità, riesce a difendersi in questo modo nei confronti di Legge, che ci ha provato all'interno. Poi il richiamo di curva 3 sfavorisce la traiettoria del pilota Ferrari. Vediamo se ci prova il gommetto al tornantino, staccata di curva 6. Prova ad infilare il muso, ma va profondissimo. Shumi 91 Legend che la gira in maniera motociclistica. Ho visto proprio il posteriore bloccarsi, girare e poi riandare via, scappare in trazione. Mentre di legge è decisamente più pulito a livello di guida, un po' impiccato. Ecco, sì, sotto questo punto di vista, Shumi 91 hanno perso 9 decimi. Forse gli converrebbe magari mettersi dietro un passista come di legge, magari trainarsi e poi aspettare eventualmente l'evoluzione della gara, un eventuale undercut, anche se siamo già fuori dalla zona, anche perché si passerà probabilmente, si farà soft media soft come dava anche il consiglio il gioco. Scrax Amuro in uscita dalla dalla 10. Ne parlavamo proprio di questa curva in precedenza, è andato ad impattare contro le barriere, però sulla destra, anche questo è davvero particolare. Sì, intanto di legge passa Shumi legge. Sì, alla staccata del tornantino di curva 14, in fondo al lunghissimo rettifilo, Leutz passa Poz Luca. Leutz sta facendo una gara strepitosa. Assolutamente sì, giusto per curiosità, ok che è nel traffico, però metti l'ultimo giro 35.592, è un confronto un po' ottimistico, certo, però certo. L'ultimo giro di Leutz 36.2. È nella corsia dei box, ma non è entrata in box, penso ha fatto qualche errore, no? Oh,
Io ho visto Alessio Fiorino essere teletrasportato, venire teletrasportato sul Ah, rettifilo principale. Non vorrei che. forse lui. Se, ho visto un as, mi sembrava un as. Forse era No, Alessio ha Scrax. l'Alfa. No. Scrax la McLaren Ah, che torna ai no, box. Oh, si è girato lì dietro intanto Raffoidex a muro all'ultima curva. Ritiro per l'Alfa Tauri di Raffoidex. Classico l'errore, la perde sul safety corner e car. safety car. Eccola. Bravo Raffo, però che è andato a muro ma si è fermato prima di distruggere il cartello DRS, così Vediamo almeno ora un ricorda i po'. piloti. Eh sì, vediamo ora un po'. Chiaramente mi viene un po' rimescolato. Devo dire che per essere 5 giri, già è Eh sì, successo abbastanza. non successe tanto. Si lamentavano dell'Olanda, delle safety car, però è un catino, è un roller coaster, è un disastro. Sono curiosissimo di vedere nella realtà quello che succederà su quelle paraboliche questo fine settimana. Noi virtualmente ci siamo stati la scorsa settimana proprio sul circuito di Zandvoort in Olanda. Sono successe tantissimi incidenti, tanti errori, tanti contatti, tante safety car. In questa pista dove invece la carreggiata è ampia, anche di medio-alta velocità, non ci sono ripartenze così esagerate se non questa è l'ultima curva, quindi per tratti dove perdere il posteriore a basse velocità. Ah no, ritiro Mergano! No, c'era la safety, poteva Medio box. rientrare. Vado a dare uno sguardo a Mergano, che ha la Mercedes, ai boxer, si è ritirato. Peccato. Peccato, anche Questa perché safety poteva rientrare, non era nemmeno doppiato perché si stavano fermando tutti. davvero un Oh, peccato cosa? perché È la gomma media per tutti quanti, per il momento è arrivata. Intanto prosegue Speri. Oh, sì, sono fermi. Non ci credo, c'è Marco Canu fermo. Nella corsia box sono tutti fermi nella corsia dei box. Grazie, Codemaster, ancora una volta. Ah, Oh, che ecco, sì. cioè, No, meno male. sorpasso di Lewis, il secondo Lewis ha passato tutti quanti sulla destra. File Russell in Ungheria, bellissimo, bravi, bravi. Grazie, mondo Se Codemaster, succedono ancora una cose del volta. genere durante una gara ai campionati. Ma Mamma c'è mia. la gente che va a Birmingham, visto di Codemaster, ridatemi la Sì, Lewis sport, maledetti. praticamente ha passato. Quante macchine ha passato? Chiaramente è un problema del gioco, Era quello non è settimo un. prima della sosta. No, ovviamente, semplicemente perché il box magari della Haas era in un varco utile e quindi anche perché quest'anno è stato un po' anticipato, il movimento che fanno le vetture è stato reso più fluido, non arrivano davanti alla piazzola. Curva a destra e a sinistra di 90 gradi per parcheggiarsi, ma è un po' più dolce, ecco, l'ingresso fino alla propria piazzola, quindi sia l'ingresso che l'uscita, quindi credo proprio per questo si è riuscito a passare Ganu, che però di solito abbiamo sempre visto le vetture dei piloti che si ritirano ai box uscire dalla pit lane, trovare un varco lungo la pista, di solito nelle prime curve si tagliano la strada a qualche vettura, però si parcheggiano lì. Se invece bloccano la pit lane, credo che dobbiamo rimettere mano al regolamento. Mi dispiace, Mark. Avevo visto i messaggi di Mark. Non dirlo, non dirlo. Però credo che Mi sa che sarà un me. problema Sì. questo. O capire quello che ha fatto Gano. Ecco, magari se ci segue dalla chat, chiediamo a Marco di salvare il video prima di spegnere tutto per capire meglio cosa è accaduto. Se accade solo quando ci si ritira sotto safety car. Tanto, ma. Pro 02, immagino Matteo Profilo persa come un pollo, ce lo dice dalla chat. Un peccato per Matteo Profilo, soprattutto per l'esperienza e la voglia che ci ha messo di partecipare nella passata stagione. Tra l'altro, avevamo candidato anche tra i migliori, ecco, esordienti della stagione, insomma, per la sua bella esperienza in Pro League ed anche il podio e i punti presi in Prime League. Siamo sotto il regime di safety car. Lì davanti c'è Patrick Speri che non si è fermato. È partito con questa gomma media. Ha visto tutti davanti a lui esplodere, tornare ai box. Lo ha tirato dritto come di consueto per la sua strada. Un'altra vecchia volpe ormai è diventata del forum. Il buon Patrick Speri, campione della Premier League, tra l'altro, su Formula 1 2018. Seconda posizione per Tazza che si era fermato nei primi giri per non aveva fatto il cambio dell'ala. Si era semplicemente fermato insieme a Mr. X e Raffoidex Mi per sembra. cambiare gomma. Ma è Sì, stato sono sotto tutti e virtual safety tre. car, Tutti e avevano tre approfittato, sì. senza. E Sì. È poi terzo stato. posto per un incredibile Leuz che ha approfittato di una magagna in pit lane, o almeno il botto di Leuz ha approfittato di una Una magagna in pit lane schumacherata, per dai, una schumacherata, anche se una Rory Barnata.
doveva avere la Williams, purtroppo è la Haas, eh sì. Altrimenti sarebbe stato davvero come Russell in Ungheria. Avevo visto uno scambio di posizioni tra Alessio Fiorino e Gianluca Lukaku, i due si sono restituiti le posizioni e non ho visto arrivare penalità, quindi forse anche la pit lane bloccata, però hanno sistemato questo discorso dei sorpassi illeciti sotto safety car. Forse, come detto in apertura, è una serata di test, sono serate di test e più giorni passano, più chilometri facciamo su questo gioco, più ho paura, onestamente. Eccola, perché, mai vista, sì. Ecco. Ora rientrerà. Non ho fatto caso nelle altre social, qualcuno si è ritirato ai box. E se nel mentre qualcun altro si era appena fermato per capire se la pit lane viene bloccata o se questa è la prima volta che lì per poi che era uscita la safety car, magari il bot dice no, se esco io creo casino con la safety car. Poi in effetti la safety si ferma e parcheggia, visto che prima si erano fermati ai box, stavo aspettando il primo, il timore, quindi... è che rimanesse la ferma e che si bloccasse proprio completamente anche poi. Sì, fortunatamente dopo un tot di tempo scompare probabilmente il bot, quindi gli c'è stata via libera, però Matthew insomma dalla seconda posizione, perché Talz era ancora dietro, si ritrova a quarta, e soprattutto Lewis prima della sosta era almeno ottavo, quindi ha fatto un grande colpo il pilota della, interessante vedere, si ritrova davanti a Matthew G-Sport e di legge, quindi sì, come detto, nel confronto stavo facendo prima, girava mezzo secondo più lento di mezzo G-Sport, quindi magari se tante, riesce a stare occhio. Lì calmo con il DRS, sì, male, è già primo, spero. Talz, ma l'ha passato prima della linea, e mezzo dall'esterno, occhio, mezzo li passa tutti, mezzo è già secondo in curva 1, oddio, è già primo. Primo quasi in curva 1, no, siamo già arrivati alla 2, è primo in curva 2, mezzo, va bene, non sono partiti gli altri, dispiace, ma mezzo scadendo Patrick, certamente però ha una gomma più usurata, 8 tornate, Talz per 5. Leuz, allora vediamo, G-Sport è rimasto imbottigliato. Leuz ci prova su Speri. E G-Sport invece dall'esterno ci prova su Talz. Fa meno strada Talz, ma grande sovrasterzo. Era un bordo con G-Sport proprio di potenza e di cattiveria, uscito dal tornantino. C'è stato un boost, quasi sembrava una vettura di Formula 2 con il turbo lag. Per quanta spinta ha ricevuto di colpo, credo stia abbia commesso un errore Mister X. Sì. Sprofonda in classifica. Testa coda di nuovo tra curva 7 e 8. Questa successione di curve stasera sta creando Matthew, davvero tanti un problemi. Secondo, un secondo e tre in un settore e mezzo. Matthew, mentre che c'era, era parcheggiato dietro alla Mercedes, avrà modificato qualcosa alle ali. È sceso per. Sì. Tanto sta scappando via, incredibile. G-Sport sì, ci prova. Spinge Lewis, praticamente Lewis che prova la scia. Quindi è decisamente complicato molto effettuare veloce. Il sorpasso, ritiro per F, mannaggia, ci chiedeva quale strategia fare dalla chat, credo siano i primi chilometri anche per Fabio Scarpato su questo titolo, purtroppo non si inizia bene, è una social per carità, però non riuscire già a trovare la quadra non è assolutamente facile, ecco. Ve lo dice uno che sulla beta non stava mai dritto, quindi vi capisco, però la precision arriva, mi raccomando, impegniamoci quelle prossime settimane. Purtroppo, come detto, ritiro per F, Marco Gano, Raffo Idex e Matteo Profilo. C'è Lotta che impazza intanto tra G-Sport e Lewis che non ci sta, e dall'esterno alla fine G-Sport che ha una trazione incredibile, una potenza soprattutto con la quale esce dalle curve, si vede proprio la vettura ricevere quel colpo all'improvviso, mentre gli altri sono più modulati a livello di accelerazione. G-Sport invece sgondola, si muove tanto. Sì, adesso rettilineo, non so, facile. C'è magari un pochettino più carico, l'abbiamo visto prima in difficoltà, però magari... Ecco, anche Lewis però è alla scia di Patrick, quindi a 4 decimi, quindi senza DRS entrambi, ci può stare anche che comunque Jay abbia preferito un setup più carico, da paddista può capitare, ecco, di dover andare su un setup leggermente più carico per aiutarsi insomma nelle corse. È già a 3 secondi speri da medio, quindi veramente ha perso Vedi come si muove strano l'Aston, particolare decisamente la guida di G-Sport, però va al sorpasso di Patrick Speri. Lewis si deve difendere da Talz e attenzione perché da di legge resta lontano, guarda da vicino ma resta lontano, lunghissimo Talz che blocca il posteriore, la gira di traverso e chiude un sorpasso da rally cross, praticamente è arrivato lunghissimo al tornantino, bloccaggio all'asse posteriore, la gira di traverso, bellissimo il sorpasso di Antonio Ternino.
davvero particolare come manovra e non so quanto farà bene alle gomme, però è una mossa bella, ad esempio, da ultimo giro. Oh, Lewis perde la vettura a curva 1, è andato a toccare il cordone Ah, interno. peccato. Saltata troppo il posteriore, davvero un grande peccato, stava facendo davvero una bella gara. Però Tra l'altro ancora lì è lunga. volevo sottolineare anche la correttezza che hanno avuto i piloti in tutti i duelli, Sì. perché davvero non sempre abbiamo visto in gara nei campionati questo tipo di, diciamo, comportamenti tra i piloti. Peccato per Lewis che stava facendo una gara sinceramente molto, veramente buona. Tanto io vorrei chiedere alla FIA, a Marco Lupone, di ammonire Mister X, perché non so se lo vedi anche tu, Andrea, è tornato in pista dopo aver effettuato la sosta, ma ha dimenticato il casco, e quindi Ah no, è in pista allora. senza casco l'avatar di Ernesto Coppola. Ma che bello! Un mese, no, quando è uscito il gioco, me lo sono già detto, un mese credo di uscita dal Sì, gioco, e ancora più di un mese. bene. Oh, l'ha girata Mister X, Ernesto non ha il casco, piano piano. Anche un test dell'imposta Turbolenze. vista. Torniamo lì davanti, lì davanti, lì da Vinci, lì davanti. Occhio Buonasera con la Mattia Metrano. occhio F si è visto il duro il allenamento. venticello, perché non vuole che Ernesto. Padre Speri, intanto è stato appena sopravanzato la tazza. E safety car per Safety cosa? car, però non abbiamo capito È Marco Lucconi che ha premuto il pulsante per fermare Mister X e rimettergli il casco, palesemente. Poiché non ci sono detriti. Si era girato Mister X, ma tanto tempo Legend fa. è box, ma non riesco a capire il motivo per cui è entrata la safety car. Questo potrebbe Non essere un arriva po' nessun messaggio, sono tutti sani. detriti, Non. dice Marco Gama. Dove deve prendere giusto questo? Non vorrei che Poiché fosse si era girato caduta. Mister X, ma non. All'ala sana, ecco, si era girato nel tornantino, anzi, ha utilizzato il rimposta pista anche per essere più rapido. Shumi, intanto, come detto in precedenza, si è fermato ai box. Gomma media nuova per lui. 12 giri di gara, 2 safety, una virtual safety car, 4 ritiri, troppi testa coda, però anche dei bei sorpassi. Sì, molto belli, devo dire, una gara molto vivace, questo è indubbio. Al Peccato per i ritiri. tornantino li ha visti lupi nei detriti. Allora, è che io vedo tutti sani. Magari c'è qualche minuscola percentuale per qualcuno, ma anche gli spigoli soliti delle ali sono in ordine. Non vorrei che a questo punto Shumi 91 Legend si sia fermato per cambiare l'ala. Do uno sguardo nel direttore gara. Al nono giro c'è stato un contatto tra Mister X e Shumi 91 Legend, ma 3 giri fa. Viene segnalato altro, poi il ritiro per F e no, non c'è stato nessun altro contatto, ecco, almeno riportato qui. Vediamo dei pit stop se Shumi ha cambiato. Shumi 91 Legend ha cambiato l'ala nell'ultima sosta, idem Mister X, quindi probabilmente allora deve esserci In stato un contatto contatto, tra di sì. loro. Chat, sto provando a giocare con difficoltà 104, è utile per migliorare? Assolutamente sì, però ecco, dipende sempre un po' da dove parti. E da dove vuoi arrivare anche a livello di aiuti, se vuoi, diciamo, prima iniziare a migliorarti nella guida senza aiuti, puoi anche abbassarla, ti abitui a guidare senza aiuti e poi la vai a rialzare, ecco, dipende da qual è il tuo obiettivo finale. Però comunque 104 è più che decoroso, ecco, a livello di difficoltà. Non si è fermato nessun altro? No, in effetti hanno Anche tutti perché questa media. si erano fermati praticamente poco fa, quindi Cambiare la gomma ogni sosta adesso mi sembra un po' troppo. Non arrivano alla fine se continuano tra l'altro in questo modo. E Padre Speri, in effetti, ha fatto 12 giri, credo 6 sotto safety car, mezzo sotto virtual e gli altri 5 e mezzo di gara pura. L'unico dato ad aver ricevuto penalità, almeno per il momento, è Scrax, tra l'altro, una penalità per limiti della pista. Oh, dove? Ho visto una Mercedes lì. No, l'Alfa Tauri di Mister X che andava un po' per prati, ecco, nel tornadino. Credo che Ernesto si stia divertendo a stressare troppo però il gioco, visto quello che sta accadendo.
Il mio obiettivo è arrivare a gareggiare online o anche nella vita reale, però per la seconda poche possibilità. Per la seconda poche possibilità ci sono tantissimi campionati, dunque, a livello amatoriale, dove anche con 50 euro un weekend di gara lo porti a casa. Non è la Formula 1, ma se uno vuole semplicemente correre, c'è anche quello. Per arrivare a gareggiare online. E ecco, noi ad esempio, io ti parlo per Formula Italia Team, noi corriamo senza alcun aiuto alla guida. Il livello di difficoltà, tra l'altro, quest'anno è stato abbassato in alcune categorie, dipende dalla distanza di gara e molto dipende dalla pulizia di guida. Quindi la prima cosa, ecco, personalmente ti direi prima di iscriverti eventualmente su Fit, è il controllo della vettura e di dove è la vettura rispetto al prossimo, rispetto ai limiti della pista. Poi la velocità verrà, no? C'è gente che la prima gara non sa nemmeno con che gomma deve partire, e all'ultima gara invece fai tempi decisamente al top per Fa le quanto pole riguarda la prova position. al tempo, Ha visto? avuto Sì. esempi di Daniele Play l'anno scorso, Daniele è incredibile, per quest'anno è dire uno. incredibile, ho visto nelle social, è assurdo. Sì. Nico Fiore è lì lì, è un attimo, vedremo quella che sarà questa sua stagione, ma è davvero incredibile, è giovanissimo, quindi wow. Vediamo, intanto sta per ripartire il GP, sta per andare a iniziare il 14° giro. Abbiamo fatto 9 giri di gara, gli altri fermati da delle bandiere gialle. Ne abbiamo viste troppe ieri di bandiere rosse, speriamo che questa safety, in effetti, inizia ad essere pesante dopo ieri, vedere la safety car che continua ad entrare in pista. Comunque, guida l'operazione Mattia De Campo, TTC Matthew davanti a J Sport, poi Tals in terza posizione. Tals che tra l'altro si era fermato durante la prima virtual safety car andando a buttare la gomma media, quindi ha una gomma più usurata di 4 tornate rispetto a tutti gli altri piloti. Patrick Spahn invece è partito su questa gomma media e prosegue Fleming, tutt'altro che indisturbato la sua corsa. Fleming ingarellato con Gianluca. Gianluca Cu, sono in 3 decisamente ravvicinati, anche Show 91 Legend con Leuz che si lancia all'interno di Show 91 Legend, quasi si agganciano, molto corretti al limite ma molto corretti con Show che si rilancia all'interno. Leuz, vediamo se prova a chiudere la manovra, ottimista, ma apre la traiettoria Show 91 Legend per evitare il contatto. Una piccola ruotata c'è stata tra l'anteriore dell'Alpine e la Ancora. posteriore della Haas che scontrano in uscita. Bellissimo duello, ed è solo per un'undicesima posizione, Pochissimo. ma è anche l'orgoglio dei novizi di traverso. Leuz, che lotta! Bravi, bravi! Veramente. Scraxi Non è intanto un po' finita, eh. l'angolo, sta arrivando la chiocciolina. Riuscito a stare in pista, credo il DRS sia disabilitato. Mister X si sta gustando un duello tra questi due novizi e credo li vorrà anche un po' testare, ecco, un po' un discreto tester Mister X sotto questo punto di vista, anche parecchio gagliardo nelle difese, accompagna sempre. Io sconsiglio chiunque, Ernesto, quando lo si vuole sorpassare, di prendere l'interno in staccata, perché si resta all'interno, non si riesce a ritrovare la traiettoria ideale. Comunque ringraziamo Wolfie dalla chat, ben vengano questi consigli, però te lo dico, Leuz di nuovo, no, la girata di nuovo in curva 1, Aia. mannaggia. Oh, Ernesto, per evitarlo è andato lungo nella via di fuga, però riesce a perdere meno tempo possibile. Davvero un peccato questa curva 1 per Leuz, che era stabilissimo. Prima Marco Gano, adesso Leuz. Non possiamo seguire la gara di nessuno, perché poi succedono cose. Uffa. Secondo me si è deconcentrato anche Renzo senza casco. Ha visto quella capoccia e ha detto, oddio, cioè. Sì, continua ad essere senza casco Mister X, in effetti, sì. Oh, no, di nuovo Leuz, sempre tra curva 7 e curva 8, arriva ad impattare, non Aia, la ferma un millimetro ora dalle deve cercare bandiere. di tornare in pista un attimo, Sì. rimettere le gomme, diciamo, un po' e fare il suo passo senza farsi prendere dalla fretta di recuperare. Sì, perché non può capitare qualche errore a qualcun altro, una safety, una Sì. virtual, ma comunque arrivare, perché tra l'altro zigzaga un po' sul dritto per provare a ripulire le gomme. Il problema più che altro quest'anno è quando si arriva in staccata, che poi si blocca l'asse posteriore. Tra l'altro a livello di bilanciamento ciò infatti ha portato diverse modifiche al setup. C'è lotta al tornantino tra Patrick Speri e Luigi Di Lecce. Un Patrick che resta davanti a Luigi, anticipa un po' la frenata, sembrava quasi arrivare al contatto. La Si è Ferrari, credo girato testa coda? Ah, Gianluca Gianluca Cocu. Cu, all'ultima curva, sì.
Mi legge intanto resta dietro a Patrick Speri anche in, dopo la prima zona di DRS Non ho sul visto rettilineo dei box. se si è girato da solo l'ultimo culo oppure ho alzato qualche mini Per come contatto. era messo, credo, mi sembra il solito errore che lo stesso ha fatto Rafuiles, e anche per questa correzione che ha fatto in curva 1, di lui gli è scappato il posteriore, ha dovuto aprire la traiettoria, credo, surriscaldate le gomme. Adesso è normale, dopo quel testa coda ci sta. E forse per il testa coda, poi all'ultima curva immagino l'abbia persa sul cordolo esterno, che Di tra l'altro è stato legge. quel cordolo che gli ha tolto la vittoria, la prima vittoria di Sport League qualche mese fa. Ma lui ci ha testato una traiettoria, un nuovo layout, Io ecco, per il non so se l'ho circuito. visto perdere la macchina oppure avere un piccolo contatto con non so se Speri, non mi ricordo. Ha perso diverse posizioni. Sarò curioso delle parole dei piloti, magari nel forum, post-gara, per eventualmente una pista troppi sobbalzi, troppo bumpy, che sta Un andando po' a troppi stressare, errori, è sembra anche la vero. guida di qualcuno. Eh sì, di più che qualcuno, perché stiamo vedendo in effetti sì, tanti errori. Fiorino. Intanto sia Alessio Fiorino all'interno del tornantino, questo volevo evitarla la rima, però purtroppo è capitata, ha attaccato lì e sta in quarta posizione adesso. Però non ci sta Padre Chiacchio dall'esterno, dovrebbe avere la zona di DRS a favore, e infatti esce decisamente più forte, si rilancia verso il virtuale esterno di curva 1, ma è decisamente più sprintosa la Williams di Patrick Speri, ovviamente prestazioni impostate su pari, e risale in quarta posizione. Andre, ti Sì, chiedono se hai preso gusto a fare il commento tecnico. sì, diciamo che sono multitasking da un bel po', quindi, diciamo, ruoli Tanto diciamo che purtroppo si è di ormai. nuovo. Vai, Raffaele. Purtroppo si era di nuovo girato Leuz al tornantino, però è Ah. ripartito. Pensavo restasse fermo lì. Girato di nuovo all'ultima curva. Speriamo non entri con qualche safety in qualcosa, perché. Parlando un attimo di strategie, Speri non Sì. si è fermato, quindi dovrebbe fermarsi all'incirca quando? Beh, allora, il gioco dava una soft media soft abbastanza serena, quindi Sì. immagino 25 giri, li puoi coprire tranquillamente con la gomma media. C'è stata quella safety car che ha allungato la vita sicuramente alle gomme di Patrick, però adesso sta battagliando tanto. Di nuovo bandiere gialle, credo Poz Luca. Luca? Sì, è fermo. Era fermo, è appena ripartito. Esterno della chiocciola di curva 12 e 13. In tutto Quindi un ciò, altro Fiorino intanto errore, passa davvero tanti Speri. errori. Sì? Vediamo se ora Speri Vediamo se. di nuovo ce l'ha messa. Un po' di difficoltà in trazione l'ha avuta al tornantino la sua Williams, però adesso in precedenza aveva decisamente sbagliato l'ultima curva, questa volta è più pulito, traziona bene, scappa via, si affaccia eventualmente Flaminio negli specchietti di Patrick Speri, ma per il momento nulla di fatto con Alessio. Questa curva 1 credo siano davvero esagerati, magari i sobbalzi per i setup che hanno scelto alcuni piloti, Logan Faber, ritagliarsi uno spazio decisamente piccolo nei confronti di Patrick Speri. Fortunatamente Patrick se ne è accorto, quindi è andato subito a correggere la traiettoria, ma lo stesso Luca ha deciso di desistere dall'attaccare in quel frangente. E dicevo, non vorrei che a questo punto siano i troppi sobbalzi, l'esagerazione delle sospensioni troppo rigide, perché stiamo vedendo davvero tanti errori a centro curva ed Sì, impostazione della curva. è vero. Tanto G-Sport si è avvicinato a me, non so se i primi due hanno un passo veramente diverso rispetto agli altri, quindi stanno facendo gara a sé. Non so se è tanto passo o confidenza a questo punto con il comportamento della vettura, che ovviamente poi va a dettare il passo, va ad influire decisamente, ad avere fiducia nel mezzo, nella scelta fatta a livello di setup. Fa però sicuramente piacere vedere che Jay è in zona di DRS con Matthew, e quindi si potranno portare questo duello, speriamo, fino alla bandiera a scacchi. E social race, sono test, però come ci segnala il buon Let's Pilot del Doc dalla chat, ci dobbiamo segnare le strategie per poi vedere cose nei campionati, anche se io non voglio. Uffa, non. Però ci sono tante iscrizioni, lasciate perdere che sarà un lungo anno questo a livello strategico, Eh vedremo sì. tante Tanto cose colorate. Fleming è incollato a Speri, che però ha Patrick il tiene DRS, bene la zona di DRS, sì, con Alessio. Nonostante 7 giri in più di gomma, intanto sono arrivati 3 secondi per Poz Luca, che
suggerisce la lista dei cattivi, tra virgolette, insieme a Mr. X e Scrax. No, è tornato il bug audio su Patrisperi, è stato bruttissimo, risentivo i girimotori sparati al massimo, forse un piccolo calo della connessione, un momentino. Gianluca comunque dopo l'errore, ah no, è Pozzuca davanti a lui, quindi nulla di fatto. Dare uno scordo ai tempi di Leos, che dovrebbe aver ritrovato un po' di ritmo negli ultimi giri. 25.3 al T1, 29.2 nel T2, insomma ha ritrovato il passo, pilota asso, come detto è importante arrivare al traguardo, testare il gioco fino alla fine e anche le proprie capacità, vedere sto sveglio fino alla maniera a scacchi, proviamo. Rimane sempre nella zona di DRSG Sport, c'è cioè lotta e dato, no Scrax credo abbia commesso un errore, in effetti sì, è sempre alla chiocciola e se esce così forte che Scrax ha fatto lo stesso errore, probabilmente è rimasto a profilo, era arrivato vicinissimo alle barriere sulla destra. Anche quello è un punto dove c'è una sorta di sopraelevata all'esterno della chiocciola e quindi può capitare in effetti che il posteriore si vada ad alleggerire e lì ormai se c'è oltre 2,50 può capitare in effetti di arrivare contro le barriere anche se sono decisamente lontano. Io Mr. X lo vedo davanti a Gianluca, sempre senza casco ma davanti a Gianluca. Ah ora sì, sì, sì. Tanto ah di nuovo girato Leus, però riparte, dai dai dai. E forse ha passato Pozzuca Gianluca in precedenza il tornantino. Ero totalmente da un'altra parte, perché Mr. X lo vedo nono in zona di DRS di Lecce, che tra l'altro nel messo da quando si è alleggerito dal casco sta girando fortissimo, però con pressione di penalità. Gianluca invece aveva commesso un errore, così come Pozzuca, Scrax, Leus, quindi tutti attardati dal gruppo purtroppo in questo momento. Ah, di nuovo errore per Pozzuca, è lontani, la cosa incredibile è che appena commettono un errore, in effetti portano talmente tanta velocità in curva e non si aspettano l'errore, quindi non hanno il tempo per recuperare la vettura, che finiscono in punti lontanissimi. Può capitare magari di uscire un po' di traverso, di stare comunque abbastanza vicino alla carreggiata, invece li sto vedendo finire in posti inesplorati del tracciato. Sì, è vero. Tanto Flaminio ce l'ha fatta su Patrick. Sì. Flaminio quindi è riuscito a sovranzare Patrick Sperry, sale in quinta posizione. Sì. Vediamo dietro se riesce ad. Mi sembra un po' più. Se esce bene dall'ultima curva sembra avere abbastanza sprint, abbastanza corto questo rettifilo, sì. Vediamo eventualmente show 91 Legend girato Scrax al tornantino. E non è che dici che errori da piloti sono dei qui pro quo così arrivati all'ultimo, no? Insomma, sì. Scrax, Gianluca, Pozzuca, Leus, che fino a primi 10 giri andava fortissimo, lo vedevamo benissimo anche a livello di tempi per provare a puntare alle prime tre posizioni, e stanno arrivando a commettere diversi errori, anche Luigi ne aveva commesso uno in precedenza, Mr. X, vedremo chi è che cederà prima tra Matthew e J-Sport, perché proseguono con 6 secondi di vantaggio in confronto di Taz. Ah, errore questa volta, è Shumi 91 Legend, ora in posta pista, clamoroso, perché era contro le barriere a chilometri dalla pista, si è ritrovato al centro della traiettoria. Magari ecco, segnaleremo ai piloti di comunque non utilizzare questa funzionalità in pre-season, sì. E assolutamente nei campionati purtroppo non si può disattivare, ecco, ogni tanto capita che il gioco sei talmente lontano dalla pista che ti riteletrasporta lui poi nella traiettoria reale, però eviterei, perché ti trovi al centro della curva, uno arriva ai 200 e 200 è meglio, simpatico, non poco simpatico direbbe qualcuno. Intanto di nuovo bandiere gialle. Ah no, Leo. Oh, perché ero preoccupato perché nella minimappa vedevo Matthew e Jay che stavano per transitare lì. Non vorrei che la gufata, avevo detto, vedremo chi ci darà prima tra Matthew e Jay Sport. E uno di loro due fosse Leo arrivato a Leo. Ha perso invece proprio il filo della gara, perché non aveva commesso nessun errore fino a un certo punto. Ora invece non riesce a. Lo vediamo ogni giro fare qualche piccolo errore, probabilmente anche deconcentrato, un po' deluso.
magari non si aspettava nemmeno di finire doppiato, cioè voleva cercare di non finire doppiato per poi rientrare con la safety. A questo punto potrebbe anche fermarsi, cambiare gomma e mettere o una hard o un'altra media, insomma fare dei test, una rossa, quanti giri faccio con la rossa prima che esploda, così testare, visto che ormai a livello, anche se uscisse una safety car, purtroppo il gioco non gli permette di passare, di sdoppiarsi. E quindi magari può trovare soprattutto una vettura più stabile e rendere utili questi giri, perché insomma è una vettura stabile, Sì, decine di chilometri, ti fidi esatto. del setup della pista, ritrovi fiducia. E Sì, no. invece l'ha ripersa la Di nuovo l'ha chiocciolina, ripersa. purtroppo. Speriamo che... Tipo Daniele Berlusconi quando sono ritrovato muso a muso, esatto, Sì. più o meno. Lì ci vuole proprio il buonasera. Ah, addirittura 10 secondi di moneta per Lewis, per lui della pista, perché in effetti era uscito dall'autorumo per dove era finito. Oh, ti ho Praticamente sporto sì. sul Sul filo, Era arrivato a filo, vero? 988 millesimi. Di legge intanto ha preso Speri che è arrivato a 21 giri, vediamo quanto ancora penso farà qualche altro giro. Comunque da segnalare anche il passo di Tals, perché gira su Sì. 3-4 decimi più lento di due che macinano, e credo macineranno tanti chilometri in Master League quest'anno. Poi Sì. vedremo, è presto per carità. Però, se tu dici Matthew G-Sport, ah sì, lo so, non li ho sentiti. Li ho già Giusy sentiti. YouTube, prima volta dalla chat, buonasera, benvenuto. 6970, sono sempre quei 2-3 decimi al giro che tra l'altro il DRS potrebbe coprire tranquillamente. Purtroppo dopo la ripartenza della safety car c'è stata quella fase di caos tra Lewis, Patrick, cioè che non è riuscito a passarli, quindi lì purtroppo Tals ha perso la coda il trenino, insomma il treno buono di Matthew J. Sport, soprattutto Matthew che aveva preso e era scappato. Sì, giù, sì, siamo da PlayStation, PlayStation 4, PlayStation 5 è indifferente, ecco, almeno questo è. Purtroppo non c'è il cross platform su Formula 1, ma almeno questo tra cross gen si può fare. Ci stanno dicendo, Almeno questo. lo devi chiedere a Luca Flaminio, Doc. Dietro c'è di Intanto nuovo, c'è sposta nel Sport. T2. Tra Sì. T2 e T3 questa volta una vettura procede lentamente. Ah, Gianluca Cocu. E intanto lotta tra Sì, di Alessio legge. Fiorino all'interno di Luca Flaminio e anche di Lecce su Patrick Spagna, quindi doppio sorpasso con credo fosse Flaminio ad attaccare Fiorino Sì, e di Flamin Lecce, ancora della quale dietro non in ne realtà. siamo sicuri. Flaminio Ci riprovo ora. ci riprova verso curva 1, protegge l'interno Alessio Fiorino, allora dall'esterno deve fare più strada, che ruotata tra i due, ma credo Alessio si è andato decisamente troppo esterno per cercare di impostare la curva, perché Luca l'ho visto rimanere dritto e può anche capitare, ecco, che una volta che si cerca di prendere, di ritrovare la traiettoria esterna, che poi si manca il punto di corda, insomma, quando bisogna andare ad impostare la curva. Luca stava iniziando a curvare, purtroppo è arrivato questo colpo e credo ci sia stato un piccolo danno all'ala per Alessio. Visivamente non c'è nulla, ma lo vedo già più leggermente sottosterzante rispetto a quanto faceva in precedenza. Beh, la botta non è stata, visivamente parlando, anche intanto Gianluca così li tira Ah, leggerissima, eh. ritiro per Gianluca Cocu. Andiamo dove? Perché se è in box sono curioso di vedere se si riblocca la pit lane. È ai box. E la vettura però ha anche il garage che è lì della Haas, quindi nel momento lo vedo fermo a me, verso la fine della pit lane, comunque rimossa adesso. Credo che allora poi, credo, non ho la benché minima idea di come ragionino a livello di Codemaster, però credo a questo punto che la vettura si vada a bloccare in pit lane solo quando c'è la safety car. Sì, credo di sì. E tra l'altro quando i primi Spero. si fermano, poiché la safety car sta aspettando i primi, quindi Sì, ma è anche difficile da ricreare come situazione. la situazione è difficile, però non è stata una cosa bella anche da vedere, cioè vedere macchine in fila indiana sembra Ma vorrei stata vedere l'onboard tangenziale. anche di Matthew. Ogni tanto può capitare anche che c'è il ghosting e i piloti non lo vedono il bot, quindi magari se Matthew non vedeva il bot si è ritrovato lì fermo in pit lane perché devo stare qui, aspettiamo. E purtroppo non vedevo chi c'era dietro di Matthew, però immagino anche J-Sport, Tals, se no, Tals aveva proseguito, Flamini, insomma gli altri piloti, sono curioso di vedere gli onboard per capire, insomma, cosa, se, dove anche e soprattutto si è infilato Leo, insomma, insomma
cioè, dovuto arrivare alla pit lane, alla sua piazzola, per fermarsi e poi ripartire. Quindi davvero interessante. Giusy YouTube, buonasera, benvenuto in tutto modo. Però, come detto, sì, all'Espino del Doc siamo un forum, quindi alcuni ragazzi giocano, però non ti saprei dire gli orari, questo e quell'altro. Siamo un forum, come detto ora dal buon Doc, di Formula 1 virtuale, si è capito, nella Codemaster, quindi diversi giochi, Rocket League, di tutto, FIFA, si organizzano i tornei, però non ufficiali, ecco, gestiti da noi, si organizzano per conto loro. Questo posso dirti solo questo ad ora. Comunque grazie, buonasera, benvenuto. Prosegue comunque la gara, intanto quasi verso la metà gara, tra due giri, con sempre Matthew che si porta nello zainetto J-Sport. È arrivato quasi a 10 secondi Talz, errore di Talz proprio all'ultima curva. Ok, mi sposto dallo bordo di Talz, che appena vado a parlare di lui succede qualcosa. Ho dovuto fare una correzione incredibile, è finito nella via di fuga. È stato bravo a gestire e soprattutto reattivo, ecco, credo che la reattività quest'anno dovremmo fare qualche allenamento sui riflessi, tanto di legge va a sovranzare Alessio Fiorino, e credo dovremmo fare qualche allenamento sui riflessi, visto come la vettura scappa all'improvviso senza dare alcun segnale, almeno da quello che abbiamo visto con alcuni piloti, ecco, che proprio non si aspettavano questo alleggerimento dell'asse posteriore. Talz invece è entrato nei tornanti bloccando il posteriore proprio alla Ken Block in maniera molto realistica. Sì. Comunque Alessio abbia davvero riportato un danno, ma che visivamente non vediamo, perché è stato passato da Flaminio, da Di Lecce, adesso è arrivato Mr. X, e soprattutto non tiene botta del pilota che è appena stato passato, e danno la stessa gomma, anzi adesso arriva Mr. X con una mescola media più giovane, non perfetto qui Ernesto Coppola, però resta in zona di DRS comunque. Sì, sto vedendo anche che Di Legge, dopo quel, diciamo, contatto, errore, comunque situazione spiacevole, si è rimesso, diciamo, in carreggiata e è andato a prendere ora il compagno di scuderia, almeno per questa sera. È un buon passo. Vediamo come chiude questa 26esima tornata, se va a sovranzare Flaminio, perché al DRS, ma decisamente in deficit energetico lui dice, quindi magari farà qualche giro adesso dietro a Flaminio per ricaricare un po' la componente ibrida, la batteria, l'ERS della sua Ferrari. Vediamo l'ultimo giro quindi di Matthew in 34.774, e tra l'altro è stata la sua migliore prestazione, mentre in legge è 35.6, certo con il sorpasso è stato un po' nel traffico. Sono curioso di vedere in quanti giri allora, in quanti girano sul 34, perché ci sporta anche 34.554, la sua migliore prestazione. Talz su un 35 bassissimo, 35.1, 35.3, 35.5, quindi è lì, però già con Flaminio restiamo su un 35 alto. Tanto Gianluca Ocu ci saluta definitivamente, credo lo rivedremo a questo punto direttamente in preciso. Mister X no, ha finito undicesimo, ha commesso un errore, poiché era vicinissimo fino a poco fa ad Alessio Fiorino. Andate in box. Ah, beh, ha messo una media però usurata a 8.5 in questa seconda media, almeno sì. Così mi viene segnalato. Sì, vedo che c'è scritto 8. Ma vedo, era in box. Ha fatto 3 soste già per testa in 26 giri. Sì, è che cosa è successo subito. Sì. Per chi si collega ora dice, ma che è successo? Allora, sarebbe stato come ieri collegarsi alle 6.58, diciamo, ormai ho perso la gara, mi vedo la differita, mi chiamava mio padre alle 6, ma c'è la differita della Formula 1? Lascia perdere, non c'è nulla, mannaggia. Non guardare. Ma no, è vero. Tanto Mr. X va a passare Scrax, che lascia, no, si è bloccato Scrax, non vorrei ci sia del lag, vedo che sta rallentando, perché ho visto Mr. X un po' zigzagare. Tanto speri su Pozluca? Cambio di posizioni, Pozluca si è fatto sulla destra, forse anche alzato, insomma nel post gara della Sport League l'anno scorso si chiacchierava già dei contratti, un dream team con i due con gli ultimi due campioni della Prime, certo separati da lui in effetti sul F1 2019. Ah, Patrick è andato lungo all'ultima curva, arrivano 3 secondi di penalità ai box. Intanto Alessio Fiorino, gomma media altri 28 giri per provare ad arrivare fino in fondo, credo abbia anche smarcato la mescola, immagino Alessio, che partiva sì sulla soft, ha fatto soft media media per il momento.
Devo dire la verità, giocare con il livello 104 non è ancora adatto a me. Un casino nella prima gara, soprattutto all'inizio, quando si è tutti nel gruppo, la safety car fa anche delle manovre barbine. Io, come detto, insomma, ci vogliono tante ore, non è un lavoro, devi divertirti, quindi abbassala e cerca di fare anche manovre che ti divertano. Un po' alla volta, poi il solito, la velocità viene senza che nemmeno la cerchi. I gradini li sali senza accorgertene, quindi di base bisogna che ti diverti, se no poi ne esci matto. Ho visto ragazzi arrivare alla fine dei campionati, mai più, non rompete le scale. Poi dopo 2 settimane si ripresentano, o quando corriamo, però alla fine di quei campionati erano sfiniti. Quindi devi cercare di base di metterci al divertimento. Intanto Flaminio si va a difendere nei confronti di Lecce, che si era affacciato alla stacca del Tornatino. Testa a coda per Flaminio, è andato troppo. Troppolo, è un nuovo nano, mannaggia. È andato troppo sul cordolo esterno del tornantino in trazione, è stato sconvolto, mettiamolo da questo punto di vista. Non si aspettava di perdere il posteriore, però ha davvero sobbalzato tanto. Ho visto il posteriore appoggiarsi, risalire, risaltare sul cordolo. È molto sagace, ecco, il lavoro delle sospensioni, visivamente parlando. Per il pilota è sicuramente un dramma, però intrigante. Ho abbassato a 60, dato che ero prima a 45. Wolfie, ben venga, tranquillissimo. Non, i piloti sports giocano tranquillamente a 100, ma credo nemmeno alcuni si divertono sempre a giocare a 100. Ci può stare ogni tanto abbassarla per qualche sfida. È un gioco, quindi va benissimo così. Non è un lavoro, l'importante, come detto, è che ti diverti. Un po' alla volta verrà anche la velocità, e se non arriva, almeno ti diverti. Sì, appunto, la costanza in primis è sempre la prima cosa. Anche perché Tornato ai box, intanto non ti anche diverti a scherzo. girarti sempre, quindi. Sì, quello, ecco, il solito discorso anche che faccio spesso ai ragazzi della Prime che chiedono qualche consiglio. Tu di base chiudi i giri, anche 2 minuti e 40, tu chiudi i giri, arriva piano piano, un po' alla volta, Sì. non, se no arrivi sempre alla prima curva, ti giri e ricomincia il giro. No, poi non ci arrivi mai alla seconda. Diciamo Tu che poi ti gira, un po' di prova. nervosismo viene, perché Anche se. se inizi a girarti una o due volte poi un po' ti viene anche di sconforto, nemmeno semplice. È lunga, c'è tempo. Speriamo no, di non averne troppo, perché vorrebbe dire qualche lockdown, eccetera, eccetera. Ma settembre al solito risarà un mezzo panico nei mesi invernali. Però c'è tempo, con calma. Non ha decisamente calma, Matthew, perché non ne possa più di guardarsi negli specchietti. Per carità, è un bel verde inglese, però me la sai come che un po' stressa dopo 30 giri, no. Però una ventina sicuramente ci esporta, se li è fatti a pressare la Red Bull di Mattia De Campo. Sì, si stanno studiando, ora bisogna anche capire, anche l'Asterix, 3 secondi di penalità. Bisogna anche capire se stanno, a che gioco stanno giocando entrambi, sia Matthew che gli sport, Sono le stesse domande che si stanno facendo Tazio, cioè, a che gioco giocate? Ma vi volete menarmi? Fate, giocate solo voi, io sto qui da solo, perché in non vi effetti vedo più Tazio non è però, la pella quello è di il problema. nessuno. Esatto. 15 Aspettatemi. secondi da Jay e 10 su di Lecce, abbandonato a se stesso, sta girando. Però anche questo, come diciamo in precedenza per Leus, che se si è da soli bisogna fare il proprio passo, girare e vediamo poi quel che avviene fuori. Vedremo magari a livello di undercut, poiché insomma le soste di Flaminio e Scrax hanno dimostrato che con quella gomma media ovviamente non si poteva arrivare fino in fondo. Credo che Matthew G-Sport. Pesantissimo. Tanto Talza è Andrei, box. ci siamo? Sì, ora ti sento, c'è stato un momento Ah, in ok, cui non ti ho allora ero più io. sentito. Sì, ho detto, ora Ho compare la impanicato scritta, Ariel tantissimo. Hirosh è uscito dal. Ora ho detto. E invece no. Va benissimo. Avevo visto per un momento Matthew con la X. Proprio nel mentre che parlavo di Matthew, cosa Ah, deve fare per no, scrollarsi il nostro G-Sport? non ti ho sentito Deve per un po'. disconnettersi, non è efficace come mossa. Ah. Tanto è tornato ai box allora Antonio Ternino, Tals 706. Anche per lui, gomma media. Quindi strategia ideale tra le tante safety car. Antonio, il grande controllo con la gomma fredda. Anche per lui è scappato il posteriore a curva 2. Dovuto arrivare fino al limite del tracciato, no, bandiera gialla. Questa volta è nel T3 per il testa coda di Flaminio. Di nuovo in testa coda all'ultima curva. Anche purtroppo c'è il muro che separa la pit lane, quindi non può tornare nemmeno in box. Ah, tra l'altro si era appena fermato a montare gomma nuova.
quindi forse anche il discorso delle temperature, a questo punto, vedendo gli errori che stanno facendo i piloti in questo momento della gara, è un tema in più quest'anno. Intanto Lewis è andato ai box 7 giri fa e ha montato una gomma hard, una gomma non facile perché si dura tanto ma ha pochissimo grip, e su questa pista credo sia una bella prova per esercitarsi e tenersi in allenamento a livello di riflessi, visto che immagino dovrà fare tante correzioni. Vediamo comunque che decide di fare lì davanti, perché undercut di Tals, tralasciando l'errore, ma era a 15 secondi, non credo si debbano preoccupare di un eventuale undercut Matthew J. Sport. Dovrebbero fermarsi. Lo so, l'importante è sempre divertirsi, ma il mio sogno è diventare un pilota Formula 1, 2, qualsiasi, quindi vorrei già iniziare ad allenarmi duramente, anche se i miei genitori me lo impediscono. Parti dal presupposto che senza il consenso dei genitori si fa poco, quindi perché i tuoi genitori dovrebbero appoggiarti? Ecco, non dico di creare una presentazione PowerPoint stile Russell eccetera, però parlane, e perché ritieni che dovrebbero supportarti su questo? Perché semplicemente urlarsi contro no fai questo è inutile, quindi chiacchieratene, vedi se riesci a trovare un punto d'incontro. Tanto Alessio Fiorino è andato al sorpasso di Pozzoluca. Wolf, hai trovato il tuo mezzo. Ecco, poi Andrea da padre, può dirlo meglio. Hiroshi, no, il Willy Weber. A posto. Per consulenze, chiamare numero uno per risultati e guadagni. Le percentuali, quello in privato, quel discorso lì. Poi si ragiona in privato. Fitto per il sociale, a posto, niente. Siamo partiti dai bug strani del gioco fino alla sociologia. Bene, perfetto. E nessuno mi ha riscatto un bevete, me lo riscatto da solo. Sì. Tra l'altro, con tutti questi errori, ce lo concedono i piloti, ma abbiamo visto tanti errori. Abbiamo visto situazioni di piloti che magari indietreggiavano e poi tornavano davanti. Ad esempio, Shumi Legend era partito bene, poi è tornato indietro. Qualche errore, situazioni safety car, ora di nuovo con gli errori dei piloti, praticamente è tornato al quarto posto in attesa di fermarsi. Sì. Situazione un po' strana, non credo che in pre-season, soprattutto in campionati, vedremo questa situazione. No, vabbè, ovviamente Wolf non dico che vi urlate contro, però ecco, non vogliamo, di base può capitare. Non vogliamo essere responsabili di nulla. Assolutamente, no. Assolutamente la questione monetaria per il motorsport purtroppo ce n'è bisogno di tantissimi, tant'è che la maggior parte o hai bisogno di fondi praticamente infiniti o sei il figlio di un... O sei il figlio di Stroll. Dei custodi di un autodromo, no, ma può capitare, ecco, che magari... almeno per partire nel figlio del custode dell'autodromo può capitare, ho fatto il giro sul kart, ti vede tizio però uno su un milione, quindi c'è gli sports che a quanto pare uno ci può puntare tanto. Ecco, l'unica cosa, non chiuderti tutte le porte, no? Per ora prova di tutto, magari anche partendo da ingegnere di pista poi ti capita l'occasione di provare la vettura, no? Quindi studiare ingegneria, tra l'altro i piloti di Formula 1 ad oggi non sono quelli degli anni 80, io massimo rispetto per Hunt, però nelle interviste non sentivo mettere due verbi di fila, per carità, massimo rispetto, velocissimo, però per alcune cose, quindi ad oggi non più, sono dei filosofi, più porti ecco, ti tieni aperti, diciamo. Quello anche. Ma Matteo. Ah no, Matteo è andato in box. Ok. Si mette andato in box. Allora è un undercut. È un momento importante. Allora. Finalmente sì. Un momento della quale anche io potrò capire qualcosa della gara. Vediamo se Sport si spinge un po' oppure subisce l'undercut a questo punto. 21.488, 454, si ritorna all'88 il distacco. Quindi tra la vetta e Matteo, tra la prima e seconda posizione. È un undercut su una gomma media, quindi ne abbiamo visti diversi di piloti in difficoltà nel portare la gomma in temperatura, dover fare delle correzioni. Matthew non gira precisissimo sul cordolo, ma tondo ma rapido. Sfrutta anche bene tutta la pista, anche nel rettilineo si sposta praticamente dal cordolo poco prima di arrivare all'erba. Bloccaggio all'anteriore sinistra intanto per Mattia De Campo.
Sta stressando decisamente questo pneumatico, tutto sul cordolo esterno, sta sfruttando bene la pista. Adesso ha guadagnato mezzo secondo nei confronti di G-Sport, che continua, non si ferma Continua. Jacopo Rochita. E 21 giri alla fine, io Jay ne fa di follia, ma questo mi sembra troppo, No, fare praticamente 50 giri sulla oltretutto media. ormai il primo posto c'è, cioè, nel senso che Matthew rimarrà sicuramente davanti, e poi tornerà in pista Adesso siamo a all'Elbow. 20 secondi e 3, almeno 22 ce ne vogliono per effettuare la sosta. Non vorrei che Sì. Jay a questo punto, non dico che allunga per arrivare fino alla fine, ma magari provare ad allungare o in attesa di una virtual, una safety, o mettere la soft. Ma fino alla fine vorrebbe dire in pratica fare 48 giri. Con la soft non abbiamo visto probabilmente almeno una decina di giri, perché c'è Va sempre stata una bene safety a spezzare il che è tutto. uno quadra di Fetter, però. Guarda come fa la mia finaccia in Russia, infatti Andrea ci segnala. Intanto Fiorino in bagarre con Speri. Allora spostiamoci per la settima e sesta posizione, intanto in box anche Pozluca, anche per lui gomma media, quindi i piloti si sono fermati, per ora sono andati tutti quanti sulla gomma media. Si fa vedere Fiorino in staccata al tornatino di curva 5. No, mannaggia, il Fiorino Metano, ecco, nei campionati, sta arrivando il Fiorino Metano, mannaggia. Oh no, Fiorino Metano. Speriamo che non ci abbia Mannaggia, sentito. vabbè. No, buonasera Mattia del Doppio. Bene, bene, bene. Credo sarà più facile, ecco, sul rettilineo, però proprio nel rettilineo è dove si scatena il Fiorino a metano, penso a passare alla Morchini, Io eccetera, credo che il eccetera. Molto Fiorino mi bene. sembra abbastanza pimpante, mi sembra stia preparando per il sorpasso. Allo sprint, turbo diesel, sta un attimo caricando per poi andare al sorpasso di Patrick Speri. Sono gli RS che arriva tra pochissimo. E svernicia senza troppe difficoltà la Williams di Patrick Speri, sale in sesta posizione, ovviamente differenza di carcassa, di gioventù della carcassa. E tra l'altro Alessio sì che è l'ultimo, però è l'ultimo della speciale classifica dei piloti che non hanno preso penalità, quindi bravo per il momento sotto questo punto Bravo. di vista, insieme a lui J-Sport, Matthew Di Lecce e Shui 91 Legend. Si difende, si sposta all'interno, che arriva Speri lanciatissimo, quasi stava per tamponare l'Alfa Romeo, quindi anche la Williams non ci scherza nei confronti del Fiorino, lo stesso Patrick ha provato a dare una spintonata. Vediamo Andre, questa cosa se non la dico, mi dispiace, No, sei un genio, però non la dico, da certe cose ho una reputazione da difendere, quindi certe Stavo cose no. leggendo prima i commenti di Long che non ha meglio di fare che disturbare ora. Non so se è Ma ancora che in poi era in ferie. ferie, Era ma in vai in piscina, ferie. va a tirare Poteva. benissa quella povera ragazza, dai attenzione, no, no, a noi, non. Non ha avuto il coraggio di venire qua in lobby con noi a parlare da uomo a uomo Anche. anziché scrivere queste cose in chat. Sì, lo sappiamo, è l'ultimo giorno di ferie, la attendiamo al varco, vedi, appena Se torni. utilizzano meglio, allora. Intanto Matthew si è portato a 17 secondi e 8, quindi non so la strategia di J Sport quale possa essere, ma non credo che non si voglia fermare, eh. Ora va Beh no, come detto, a questo punto magari bene. fermarsi per la soft, però almeno non so quanti giri può fare la soft, hanno fatti 30 adesso con la media, quindi 15 glieli concediamo alla soft, quindi magari altri 3 e poi si ferma per mettere la gomma soft, ma è un Sì. proprio, ecco, è un test, è portare al limite Sì. la gomma, momento magari di farlo. Padre Speri intanto risponde ad Alessio Fiorino. Va a sfidare quindi la potenza del Fiorino a metano, che viene sopravanzato adesso dalla Williams di Padre Speri. Abbiamo iniziato un ciclo che ci porteremo per tutti i campionati. Io spero di stare in un campionato. Oddio, vorrebbe dire andare fortissimo, sarei felice di stare in campionato con Alessio, però poi se mi tocca a me poi commentarlo. Adesso Doc mi ha messo questa cimice. Chiamerò sempre Alessio Fiorino a metano, mi dispiace. Però mi dici, Non va a so dove spingere andremo a qui il tubo, finire si è con fatto. Fiorino a metano, No, comunque. per niente, no, no. Un disastro.
si era fatto molto vicino, tra l'altro, proprio Alessio, ecco, chiamiamolo Alessio, meno della prima, attenzione però anche alle bandiere gialle con Leus, no, Scrax all'ultima curva, e Leus va a sdoppiarsi su Antonio Napoli. E Scrax purtroppo è poco inquadrato oggi, anche perché è gara veramente anonima. Per Antonio, intanto adesso di nuovo va a risponanzare Patrick Spellman nella chiocciola, sono affiancati al DRS adesso. Sì, non si capisce bene. No, perché erano affiancati. Lo sono ancora. Errore di Dileggio, un'ottima curva. Ed è bloccato Luigi. Al volante sterzato verso sinistra, riparte in questo ecco, momento. È ripartito. Lo vedo in lontananza. In questo momento difficoltà con il volante. Sì. Okay, è anche dietro. Sano, è impattato credo con la posteriore di sinistra, secondo me, 360 completo. Alessio con Speri che si rilancia all'interno, non dà pace. Battesimo del fuoco già per Alessio Fiorino, insomma, con un osso duro come Patrick. No, nel spinzone del doc sempre dalla chat, è una coincidenza che all'alfa di tanto proprio quest'alfa prova a rituffarsi all'interno della Williams di Patrick Speri, sempre attorno di curva 5, bello preciso sul cortolo, bravi, rispettosi, bravi ragazzi. È una coincidenza che all'alfa di Kika Pio o Kika Paio, che succede con i nomi della casa del Biscione, tra l'altro la casa del Biscione che l'anno scorso Ricciardone, ecco, montato il fluido della sport, ha chiamato un sacco di volte Sauber, Alfa Romeo Sauber, no, ormai il doc ogni volta lo riprendeva, no, è Alfa Romeo, quindi è difficile, ecco, a livello di nomi, mettiamoci d'accordo. Un sacco di volte la Racing Point è stata chiamata Force India, la gomma soft è stata chiamata Super Soft, un sacco di volte Mauro lo stesso Gold doc è stato chiamato Marco Gold, Gano, Marco Gano, Gano, cioè, Mauro Gold, quello è un incubo. Che però anche lì ho votato la pro, tutti ci siamo sbagliati, è un sacco, ad hoc schigliazzavo, perché in speriamo che in estate come Cegne, abbia come studiato, perché abbia studiato, perché Mauro Gold non è Marco, non è Marco, non è Mauro Gold. Buona serata, buonanotte Wolfie, grazie per averci seguito, buonanotte, ciao, buonanotte, proseguiamo, non è affatto notte in, intanto va in box di Lecce purtroppo dopo l'errore, non è affatto calata la notte sulla strategia di J-Sport, perché è ancora lì con 15 secondi di vantaggio nei confronti di Matthew Bandiera, già da questa volta nel T2 per Scrax che ancora ripartiva lento nel tratto, sempre curva 7 e curva 8. Beh, teoricamente J-Spot dovrebbe metterlo veramente in questi giri, cioè se vuole passare veramente a cambiare tipo di gomma, credo che nei prossimi tre si fermerà per mettere la giri, soft. Sì. Di legge se... si è appena fermato e ha messo la soft, forse è ottimistico, però la fa. Vai box ora, Jay. Vai box. 15 secondi, quindi dovrebbe uscire più o meno con 7-8 secondi, 6-7 secondi. Sì, la sosta è lì, io l'ho sparato, 22 secondi, più o meno, io questo mini ricordo da qualche Formula 1, però siamo lì, 22, 23, 24. 20 gomma soft, passa Matthew, forse qualcosa di più, di 22, 23, 24, ma come è passato Matthew? È 5,9, 6,3 e invece sì, siamo lì. Forse anche 21 e mezzo, così, perfetto, posso fare l'ingegnere, posso, ricordo alcune cose. Sette secondi con questa gomma soft, sì. Ci stanno, deve arrivare fino in fondo però, anche questo. Poi metti, non so fino a che punto stia anche un attimo, secondo me, come dire, controllerà probabilmente, vediamo anche il passo suo. Quanto per molto sportivo, intanto Leus che si fa da parte appena gli viene notificata la bandiera gialla, la bandiera blu. Leus che mi sembra che abbia ripreso, sia tornato, diciamo, intanto vediamo se che Long continua diciamo ad Scrax è carico, dai, c'era tutto, il problema è che sono troppe, fanno male alcune anche. Leus comunque si è ritrovato un po' di linearità, adesso si sta sempre distraendo con Scrax, perché Scrax ogni volta che lo supera gli viene notificata per la bandiera blu, deve subito restituire la posizione, questa volta Scrax si gira, esce dalla chiocciola, qui c'è poco da fare per Leus per restituire la posizione. Scrax che ha fatto una fusione tra Scrax e Leus, Scrax che è andato anche ad impattare contro le barriere, però
miracolosamente sana la vettura, forse un piccolo danno anale in questo momento la telecamera non mi aiuta, grazie Ozmer 123 anche bene per il follow, grazie a tutti ragazzi, siamo a 860, quindi vediamo prima dell'inizio della stagione per arrivare a 900, poi 1000, insomma Andrea bisogna, e qui ci prepariamo e si iniziano a ritagliare traguardi importanti. Sì, intanto insomma, per 8 mesi, 9 mesi di campionati praticamente non male. No, anche perché diciamo che sì, chiaramente cerchiamo il più possibile di organizzare gli eventi, ma ultimamente siamo stati anche un pochettino fermi, complice chiaramente le vacanze e quant'altro, quindi... E Twitch non è una piattaforma che aiuta gli streamer che si fermano, ecco, se manchi un appuntamento, una serata, ovviamente, però, a livello professionale. Siamo qui semplicemente per trasmettere campionati perché YouTube ci bloccava, quindi buonasera, benvenuti ad OZMR, 1, 2, 3, però, siamo qui di base, ecco, anche agli altri ragazzi, vedevo che alcuni erano, ciao giochi, mi inviti, è un po' complicato da spiegare, ma... 5 secondi e 1 intanto tra Matthew e Jay Sport, un secondo e mezzo recuperato nelle ultime due tornate dalla Aston Martin nei confronti della Red Bull. 5, diciamo che con questo passo potrebbe prenderlo, direi. Beh sì, se il ritmo resta questo, in 3-4 giri gli arriva sotto, lo passa e poi dubito che Matthew si lascerà tirare fuori dalla zona di DRS. Tra l'altro ti segnalo. Vai, diciamo vai. Che Matthew bussa 1.33.275 e arriva J Sport 32.202, un secondo e 73 millesimi più rapido. Ti segnalo intanto che Shumi Legend a 28 giri, bisogna vedere anche la sua strategia, e ormai Taz è portato a un secondo. Torna in box in questo momento, proprio Shumi Legend. C'è proprio, diciamo, con la splendida Alpino, bella roba questa, scusami, ma è arrivato in frenata per mettere il pit limiter, si è bloccato il posteriore, quindi dall'onboard si è visto proprio il posteriore muoversi, molto realistica, con alcune frangenti, Talz adesso, Shumi, sagaci, intrigante. Questi sono nuovi effetti della Codmaster. Sì, poi le vetture si fermano in pit lane, però guarda che bella, vabbè, quello è un particolare. I dettagli, ma non dare troppa importanza a quelle cose. Potrebbero solo falsare una gara, ma per il resto. bene. Dopo quello che ho visto ieri, come un leale, voglio dire. Cioè, in effetti. Tutto diciamo è. Va bene tutto. Lecito, sì. Molto bene, quindi 3 secondi e 9 sta arrivando ad Amplifalcate J Sport nei confronti di Mattia De Campo. Farà lo stesso in questo momento Shumi nei confronti di Patrick per entrare in top 10, in top 5. Lo Shumi che virtualmente è già davanti alla Williams per discorso penalità, ma dire già intanto nel T3A è arrivato al ritiro Scrax. Safety car a Ciderponina. E quindi adesso non è una buona notizia per Matthew. In realtà personalmente fossi Jay sarei anche un po' stizzito, perché Jay con questa soft arrivava, lo passava, magari gli dava, beh, però riusciva a prendere margine. Adesso nuova, credo si fermeranno entrambi. Tu dici? Sì, ma adesso si fermeranno entrambi, ma hanno 30 secondi su Tazza che si è fermata per mettere sicuramente la soft. Questo è vero. Anche per Shumi Legend si era appena fermato, quindi lui passerà nei confronti sicuramente sia di Patrick che Alessio Fiorino, quindi cambia poco in realtà per Shumi Legend. Sono gli altri che si mettono in pari a livello strategico. E non so se si ferma Jay, perché in effetti ha fatto due giri, però sono due giri veloci, ha fatto uno dietro l'altro a tirare alla morte, quindi vediamo. Visto che hanno un passo così simile, io mi metterei nella stessa condizione di mezzo, soft nuovo entrambi, però è anche una pista dove il DRS fa tanto, sono stati tanti giri vicini tra di loro a tirarsi, non vedo l'utilità di G-Sport di mettersi davanti, se avete tutto poi metti uscire subito attaccato dietro con la soft nuova, due giri. Tanto dietro si sono fermati tutti quanti a box per tutti, gomma soft nuova fatta eccezione che per Mr. X, che ha una soft usurata di tre giri ed ancora non gli è stato portato il casco, continua imperterrito a girare. È stato parecchio tempo in box Poz Luca,
prima di ripartire. Sì. Ah, Matthew! Urca! In pit lane! Avevo visto tanto. Allora, Matthew vai box. Cioè, Sport invece prosegue, quindi Matthew avrà una gomma più fresca di due giri. Ma Matthew ha appena preso una penalità di 3 secondi. Avevo visto in diversi piloti, in effetti, andare tanto interni nella. Rispetto alla linea che c'è a terra della curva, insomma, dove Hamilton si infossò nel 2007, se non vado errato, finendo nel ghiaione, e c'è una linea lì bianca a terra che ogni tanto dà l'avviso, ogni tanto no, nel dubbio molti piloti la rispettano. Diversi invece erano andati interni a tagliare, e questa volta è arrivato l'avviso per Matthew, che con questi 3 secondi di penalità si complica la vita nei confronti di J-Sport, che sì, avrà una gomma più usurata, ma 3 secondi, vedendo il ritmo che hanno fatto finora, potrebbe decidersi con le penalità questo GP. Tra l'altro, credo che la gara ripartirà tra molto, perché c'è quasi un minuto tra Matthew e Tanz. C'è solo J dietro la safety, sta per arrivare Matthew, ma poi ce ne vuole per ricompattare tutto il gruppo. Tanz dovrebbe stare 30 secondi circa. Nella sinistra, cioè, è in curva 1, Talz, mentre J-Sport e Matthew sono già alla 8. Sì. Ah, addirittura alla 10, diciamo, quindi. Sono praticamente ce ne vorrà. Peccato che Lewis è così. Circuito. Sì, quasi. Un settore e mezzo, dai. E Lewis è più vicino rispetto a Talz, quindi potremmo avere un piccolo test per vedere se Lewis lo fa sdoppiare da Matthew J-Sport e dalla safety car. Tanto per. Ecco, magari in questa serata di testo questa forse è una delle poche note positive per avere o la certezza che doppiati, per favore fatevi da parte sotto safety car dei campionati, molto gentilmente verrà indicato, oppure magari ci sarà la possibilità per alcuni di riuscire a sdoppiarsi, perché insomma l'anno scorso a Monaco il Master fu un po' complicato da gestire, chi passava, chi no, poi sotto al tunnel, quindi strettissimo, insomma, vedremo delle... vedemmo delle situazioni decisamente colorite, nonostante eravamo al buio del tunnel. Questa era tristissima, ma ormai me l'ero apparecchiata. Sta per arrivare Lewis, quindi vediamo magari dall'onboard della Haas cosa succede. Talz è ancora al tornantino, alla stacca del tornantino in questo momento, quindi safety car, vedremo anche quanti giri farà. Primo giro concluso. Menta Lewis, magari che arriva qualche messaggio dal gioco che può fare cose. Per il momento la safety car continua con il lampeggiante. Di solito dovrebbe esserci il verde fisso eventualmente per concedere ai piloti di sopravanzare, ai doppiati di sopravanzare, ma per il momento no, sembra restare lì Lewis. Allora un nulla di fatto, purtroppo dovrà restare lì nel gruppo e chiudere anche questi ultimi 13 giri da doppiato, purtroppo per lui. Un peccato, come detto, per il passo che aveva dimostrato nei primi giri. Poi, insomma, iniziare una serie di errori uno dietro l'altro. Sì, magari poca concentrazione, un po' di nervosismo, un po' di... È che è anche un accento, quindi ho visto diversi ragazzi poi sul phone dire sì, mi iscrivo, 40 esatto. Iscritti, stavo preparando due lobby. Ah, ma è un accento. No, scusate. No. Abbiamo visto la pasta a bollire, non posso. Arrivano quelle email, ho visto 100 da fare, mia madre prepara la focaccia e non posso partecipare. La focaccia. E vabbè, quindi, attenti, quindi, bene alla lettura dei topic e soprattutto del regolamento, ragazzi, per chi ci sta seguendo dalla chat, mi raccomando. E si stanno per riaccodare comunque le vetture quando stiamo per concludere il secondo giro di safety car, quindi anche ulteriore test. Per il momento si sono accodati Talz, Shumi, sta per arrivare Alessio Fiorino, poi Patrick Sperry, Mr. X, Flamino sono decisamente più vicini tra di loro, un piccolo strappo per trovare Di Leggio a 10 secondi e Pozluca a 16, mentre Lewis è già nel gruppo come doppiato, quindi se non in questo sicuramente al termine del prossimo giro dovremmo ripartire con questa settima social race su Formula 1 2021, Gran Premio della Cina, che tra l'altro vedremo, insomma, con i calendari, insomma, c'è frenesia, c'è curiosità, c'è un po' di pepe per quello che sarà il calendario, visto che la pandemia ha privato la Formula 1 reale di un calendario. Insomma, lo scorso fine settimana in Belgio la Formula 1 ha annunciato che si arriverà comunque a quota 22, ci sono in ballottaggio Bahrain con il tracciato esterno e lo sai, se non vado errato, la prima gara che di solito inaugura la stagione con le MotoGP, quindi è saltato purtroppo la possibilità di rivedere il Mugello.
figurati, se vedremo Imola su questo gioco, figurati il Mugello, quello che poteva accadere. E quindi ecco, c'è anche una cosa intrigante, dice, ma la Cina nel campionato reale non c'è stato, la vedremo nei campionati FIT, lo scoprirete ragazzi, diversi piloti in effetti si stanno domandando cosa ci sarà, cosa no, e quindi sarà intrigante come calendario. È stata troppo lunga la scorsa stagione, vedremo, dubito, spero di no, anche per il Blu-ray, perché in effetti puntare 88 gare era chiuderle in... Sì. Oh, tanto la safety car si era infossata nel tornatino di curva 5, aveva preso il corto all'interno e... Sì, andata sotto l'asfalto per un momento, poi si è avvicinato in maniera pericolosa. Sto vedendo adesso la live, oh, io sono curioso di vedere se si vede. No, purtroppo era coperto da Jay, salvo la clip, giusto? Ecco, questa altra cosa, dovrò ricordare il gruppo delle cronache a tutti i vari telecronisti per fare sempre più cose nel net show, per allungare, salvate le clip quando vedete cose strane, quando vedete anche sorpassi dei vari piloti, perché può capitare che magari qualche pilota si dimentica di salvare la clip. Chiacchierando con Gano, sempre nel discorso delle sintesi dei campionati, stavo per quasi ricreare determinati sorpassi accaduti in campionato tra 6-7 piloti, un disastro, però complicato mettersi tutti d'accordo. Si mette d'accordo intanto la direzione di gara con la safety car che spegne le luci in questo momento, e allora dovrà prendere spazio J-Sport, dovrà rallentare il gruppo, è un serpentone compatto dalla prima fino all'undicesima posizione, ma purtroppo quest'ultima è doppiata, la vediamo lì a spezzare la coppia, il trio che è sul podio, Matthew e Tanz, la AS di Lewis 27 che purtroppo dovrà farsi da parte, quindi alla ripartenza, tanto Mr. X e Flavio più volte gli stanno scambiando le posizioni, stanno succedendo delle cosette qui dietro, comunque il gruppo che prende spazio, ricordiamo J-Sport una gomma più usurata rispetto a Mattia De Campo che si è fermato sotto regime di safety car, mentre J-Sport aveva proseguito dopo due giri veloci fatti su questo pneumatico. Riparte in questo momento Jakub Rokita, che oltre però ad avere una gomma più usurata ha anche un piccolo vantaggio di 3 secondi di penalità che verranno aggiunti al tempo finale di Mattia De Campo. È scappato via J-Sport in questa ripartenza notevole, tanto bandiera gialla esposta per un correttissimo Leuz che si fa da parte e si lascia sfilare dal gruppo. Leuz, proprio questa gomma media che a curva 1 gli scappa sempre al posteriore, ha dovuto fare di nuovo un'ennesima visivamente spettacolare correzione. Sì, i primi due già hanno addirittura accumulato più di un secondo sul terzo. Quindi vediamo ora medio cosa fa, perché deve cercare di passarlo subito e prendere poi 3 secondi. Anche Tanz deve stare bello ingabbato, perché dietro di lui ci sono due rookie, Sciumi e Alessio Fiorino, che non hanno penalità, mentre Tanz dovrà scontare anche lui 3 secondi di penalità. Quindi ultimi 9 giri dove dovranno spingere sia Mattia De Campo che Antonio Tardino. Mattia De Campo, Matthew 99, TTG Matthew, NWS Matthew, ha fatto cambiare più Nick lui. Ora che metteremo nel regolamento una postilla la 18.4.1 in cui inviteremo a Matthew di chiedere il cambio del nick, ma proprio a Matthew preciso, non è di più, un pilota non può cambiare nick durante il campionato, no, Matthew non può cambiarlo durante il corso del campionato. Lo stesso Matthew si fa vedere in staccata al tornantino di curva 14 nei confronti di J-Sport, ma ritira le intenzioni bellicose probabilmente tra due tornate quando verrà azione al DRS, grande sovrassenso da parte di Matthew all'ultima curva, troppo interno sul cordolo, appena la vettura è scesa dal cordolo interno è tornata ad avere grip, trazionare sull'asfalto, decisamente sobbalzato, ecco, il posteriore della sua Red Bull. Tanto sorpasso tra Pozzuca e Dileggio che è sprofondato decimo, me lo sono perso, vediamo, arriva, se ci prova, ho commesso ancora un errore, me lo ricordo, ci prova, ci prova, passare fra mio, però poi ci prova, all'interno bloccaggio, la gira in croce della traiettoria, vediamo se riesce da parte di J-Sport che ha al solito il grande boost di potenza questa volta, bilanciato, controbilanciato da Matthew che poi con la traiettoria interna riesce a chiudere la manovra nei confronti di un J-Sport che sicuramente non cederà il passo questi due giri di gomma più usurata, piccolo sovrasterzo, quindi deve costretto a parzializzare J-Sport, questi due giri di gomma soft più usurata per J-Sport sicuramente verranno compensati da voler tenere la coda di Mattia De Campo che ci prova subito a scappare, traiettoria decisamente più stressante per lo pneumatico anteriore sinistro, si sposta anche subito sulla destra per non dare la scia alla Aston Martin che però resta lì
E poi sono due giri veloci, perché in realtà di usura, come vedete nella grafica di suppressione, sono 4 i giri di differenza di usura, ecco, tra Matthew e J-Sport. Un secondo e due intanto tra Shumi Legend e Tals. Serve ancora un secondo e sette, un secondo e mezzo circa, per Antonio Termino a guadagnare i confronti di Shumi. Matthew fa la migliore prestazione in 31.9, arrivano 3 secondi di priorità anche per Pozzuga, purtroppo già ne aveva 3. Oh, Alessio Fiorino ha praticamente spinto Shumi Legend in curva 1, erano sotto al decimo. Vediamo, non abbia riportato danni, che è arrivato vicinissimo ed ho visto Shumi fare un balzo in avanti. Forse anche qualche difficoltà di netcode ha avvicinato, ecco, la vettura un po' falsata magari la visuale. Tanto la maniera già netto purtroppo è esposta, sempre per un Leutz spettacolare nei primi 10, ma nel resto della gara a cercare un bilanciamento. Fuori dalla zona di DRS intanto J-Sport nei confronti di Matthew. Non so se ho commesso un errore, purtroppo me lo sono perso. Vado a vedere gli intertempi. Questa è una notizia non buona per J-Sport. 24.4 del T1, è in linea con i suoi tempi. Già, vediamo, nel T2 faceva 27.8, 27.9, 27.6, quindi un Matthew che sicuramente Matthew che si, si è messo scatenato. A spingere. Scatenato. Sì, 24.3 del T1, 27.4 del T2, quindi sta prendendo i suoi migliori parziali. Probabilmente arriverà un ennesimo giro veloce per Mattia De Campo, a meno che non sia andato in deficit di energia qui su un lungo rettifilo. Un secondo e quattro tra Matthew e J-Sport, lo stesso J-Sport che ha sempre un secondo. Intanto Alessio Fiorino a sopravanzare Shumi Legend ora che il DRS è tornato ad essere disponibile. Vediamo se Alessio magari ha più sprint per tenere la coda di un Tals, che in questo momento purtroppo perderebbe due posizioni, poiché un secondo e mezzo su Alessio Fiorino e quasi due secondi su Shumi 91 Legend. Poi sono sempre vicini, però almeno a livello di penalità li teniamo fuori dalla battaglia, Patrick Sperry, Mr. X, Flaminio, tutti sì, esatto, rispettivamente sotto al secondo, sì. Però sì, con penalità. Ci sono 3 secondi per Matthew, Tals, Patrick Sperry, Flaminio e Di Lecce, 6 per Mr. X, 9 per Poz Luca e 10 addirittura per Leutz. Se non vado errato, l'abbiamo visti quando si era girato. Sì, sì. Tra l'altro Di Lecce e Leutz in box. Luigi ha ritirato in box. Non lo sono perso, Luigi, nella safety car. Era in top 5, non ho capito. Sì, poi l'abbiamo trovato dietro, sì. Non so se è arrivato qualche contatto sotto safety. Tanto sono curioso, purtroppo la regia magari mi taglia l'immagine di Luigi, stavo uscendo dalla pit lane, ero curioso di vedere cosa faceva. Però no, credo sia uscito. Sì, è uscita dalla pista questa volta la vettura, quindi sono ipotesi, per carità. Speriamo che nessuno si ritira i box e che esca la safety car, perché se dei campionati sarebbe una situazione decisamente colorita, soprattutto intanto, nel post-gara. Avrei paura di essere il D5 alla gara. Cioè, no, stavo guardando anche che Fiorino Tass non riesce a guadagnare più di tanto nei confronti di Alessio Fiorino, quindi sempre un secondo e uno, un secondo e due, e mancano 6 giri. Shumi aveva un passo leggermente più lento rispetto a Tals. Alessio Fiorino invece è decisamente più brillante, almeno in questa fase. Da un secondo e mezzo eravamo tornati a un secondo e tre, addirittura quasi un secondo e uno, quindi sul filo per prendere la zona di DRS. E adesso sta tirando tutto il gruppo, c'è Shumi, Patrick Sperry, Mr. X, Flaminio, sì. Poi purtroppo 3 secondi per trovare Poz Luca. Mentre quasi con una social, però è una prova di forza, è quasi con la vettoria in mano. Matthew nei confronti di J-Sport, 2 secondi e mezzo. Mr. X viene sopravanzato da Flaminio. Do contatto, credo. Per dove è finito Ernesto? Non so se c'è stato un piccolo contatto. Ritiro. Si ritira. Leutz a zona punti. Diciamo, piloti esperti, tutto quello. No, si scherza. Però due piloti ora si sono ritirati nelle ultime tornate. Leutz ne approfitterà, quindi per. Sì, fa in tempo, perché era 2G. Non so se c'è qualche problema con Raffaele. Era storto con il posteriore. Ah, ecco, forse credo. Si è caduto Raffaele, perché non è compatto. No, ogni tanto in effetti ho visto che c'era la X di nuovo. Infatti mi sono fermato perché credevo di star laggando. Okay. Tanto Fleming su Speri. No, credo questa volta sono caduto, credo. Sì, sì. O è caduto Luca? No, sei caduto tu, Luca, in gara. Ah no, mi dava il cambio a seconda mia. Adesso sono caduto. No good.
No, Wood, però sono caduto dal gioco, io sono qui, scusa. Aspetta, sì, sono, no, sono Wood, vivo. In what? Parte sei rimasto, non sei, sei uscito dalla lobby. Tanto Flame, ma io sto vedendo il podio. Non c'è, poi siamo al 52. Non aiuto. Ma io non posso. Metti un festeggiare davanti, no, al tuo sport. Lascia io almeno 4G, ancora no, ancora. Tanto media si è portata addirittura 4 secondi e 1 di vantaggio nei confronti di G-Sport. Non so se G-Sport ha fatto qualche errore. Che 4 secondi e 1 sono davvero un'enormità considerando. Eh sì, perché Taz è a solo 6 decimi, quindi deve aver commesso qualche errore G-Sport. Ma purtroppo non posso andare a vedere perché chiaramente siamo in live. Provo ad arrivare dalla chat e a rientrare in stanza, ma intanto maledetti. Qui ci sono fatto il multi-quality, ma comunque. Il gioco vincente è talmente avanti quest'anno che vedi chi vince. Eh sì, ho avuto il podio, ho salvato la grip, abbiamo già materiale. Mannaggia, non devo ancora finire le show, cioè, abbiamo materiale per il prossimo, maledizione. 52 giri di 56, 52esimo ovviamente in corso, sempre con Matthew, 4 secondi e 6 di vantaggio con fronte di J-Sport. Ok, la gomma più usurata, ma un Matthew arrembantissimo. Deve aver fatto qualche errore però. Anzi, perché Taz sì. Si è avvicinato tanto. E vediamo, perché Taz trainandosi nel DRS potrebbe salvarsi con fronte di Alessio Fiorino. Abbiamo perso Shumi Legend, tra l'altro, che era dietro ad Alessio, e Alessio è ottavo. Lontano dal gruppo, peccato. Il secondo è 4, rimane Fiorino, rimane sempre in quel secondo e mezzo di stacco, ormai mancano 3 giri. Non male la gara di Alessio Fiorino, non so che ne pensi. No, assolutamente, sia lui che Shumi Legend che Leus sono i ragazzi che si erano messi più in mostra. Anche perché lui mi sembra che abbia optato nell'iscrizione alla pre-season per il 100, quindi una distanza che lui ha cercato, se non ricordo male. Non ricordo male. È anche uno dei ragazzi nuovi che più ha partecipato nelle social, perché poco prima, insomma, alcuni si sono presentati come... è arrivato il messia, però poi ho fatto una gara in mezzo tra Fangio e Senna, poi è andata meno Massimo, è finito un po' alla Conte Lavaggi, però vabbè, io mi presento come nessuno, però è stato proprio ah va bene, prego, corra lei, e non scomparsa, va bene, meglio. 53 e 56 sono rientrato, sembra tutto in ordine, va bene così. Matthew, quindi non ho i distacchi in questo momento, aspetto quindi il passaggio alla fotocellula del T3 per chiudere il 53esimo giro, ma visivamente direi che Taz rimane in zona con J-Sport, mentre Alessio Fiorino penso sia sì, un 3, secondo 1, e mezzo di distacco. Sì, sì, è sempre quel distacco. Matthew c'ha 5 secondi e 4, quindi... E la peppa! Volato via! Volato via, sapete J-Sport, perché lo vedo anche con Taz, è un po' in difficoltà. No, tanto sul rettifilo principale non abbiamo visto incidenti, abbiamo visto l'uscita all'ultima curva. Adesso sono rientrato, sicuramente il gioco non ha caricato tutto, mi ha ridato i ritiri di tutti. Avevo visto troppe ruote, credo siano dei ragazzi che sono ritirati ai box proprio al centro del rettilino, solo la gomma messa lì. No, solita no, immagine poetica che regala la Formula 1. Per ricordarci che una gara di Formula 1, quindi mettono la gomma. Palese. Sponsor Pirelli, grazie mille. Resta quindi zona Alessio Fiorino nei confronti di Taz, 2 giri al termine per salire sul gradino più basso del podio. Taz la gira, purtroppo la tiene invece? No, ho provato a dare un po' di gas, un filo per cercare trazione al posteriore. Testa coda di nuovo tra curva 7 e curva 8, abbiamo visto un sacco di errori qui. Anche il gesto di stizza di Taz che va poi a ritirarsi quando mancano 2 giri alla fine. Quindi sul podio troviamo Alessio Fiorino che troppo è a 2 secondi e 1. Però vediamo se la crisi di gomme di J-Sport prosegue. Tra l'altro sono curioso perché la telemetria io la sto ancora registrando per il buon lore, quindi ci sarà anche il mio crash, sono curioso di vedere il gioco quanto stia esplodendo e quanto sia esploso in queste 2 ore essenzialmente di serata di social race che abbiamo visto. Beh, abbiamo finora visto delle cose diciamo non bellissime. J-Sport errore. J l'ha girata all'ultima curva. Oh mamma, Fortuna Gosling. Che brutto posto, che brutto. No. Ha perso la macchina, che c'è arrivato la di traverso. E quindi Luca.
No, ci ha confermato un po' quello che dicevamo, che l'abbiamo visto un po' parecchio in difficoltà in quest'ultimo parte, diciamo, di gara, gli ultimi 10 giri. Eh sì, con la gomma in difficoltà è sembrato avere le stesse difficoltà, per tornare la ripetizione, di tutti gli altri, perché solo Matthew, insomma, questa sera l'abbiamo visto stabile e sereno, perché anche Jay, certo, con la gomma più usurata, credo a questo punto la gomma soft non sia adatta per andare le oltre 12 tornate, quindi occhio, magari potremmo vedere una crisi imminente anche per Matthew, adesso il fiorino agli altri, perché anche Shumi 91 Legend, che però credo abbia commesso un errore in precedenza per finire così dietro. E direi che io tra Flaminio e Speri do uno sguardo un attimo alle penalità. No, sì, sono a 3 secondi entrambi, quindi eventualmente sarà lotta in pista se Patrick riesce a recuperare questo secondo e mezzo su Flaminio. Sì, direi che possiamo fare anche un riassunto di quello che abbiamo visto, perché al di là delle posizioni finali, che per carità poi sono delle social, qualcosina si è visto, qualche Matthew che quando ha voluto imporre il ritmo l'ha imposto, e un po' di sali e scendi di alcuni piloti, diciamo, come Fleming, Speri, Shumi Legend, che tutti hanno fatto una gara abbastanza costante e positiva, e poi Alessio Fiorino anche molto costante. Un po' sottotono abbiamo visto onestamente Sclax, anche di Legge non molto costante. E poco valutabili anche Gianluca, Marco Gano, Rafa Idex, direi. Sì, decisamente rimandati, ecco, hanno fatto pochissimi giri. Matteo Profilo già al primo giro, Raffo, Marco Gano, la Marco Gano, ecco, è uno di quelli di cui mi aspettavo di più. Raffo è stato un vaganza fino all'altro ieri, idem Gianluca. L'ho visto poco online Scrax, non so nemmeno se è a casa in una condizione comoda per poter correre anche a livello di connessione. Di Legge e Mr. X, diciamo, non li valutiamo come ritiri, visto che sono arrivati alla fine, più per gesto di stizza, idem Talz, per la serata che ha svoltato male. Ecco, gioco poco carino, esordisce così dalla chat il buon Antonio. Uno fa la stessa traiettoria al 54 giri, al 53esimo la spina a caso. La cosa che mi preoccupa, proprio che dicevo in precedenza, è il quanto non ti dà il feeling la vettura che sta per partire. Credo che i campionati saranno decisamente complicati. Vedremo, intanto sta per arrivare sotto la bandiera a scacchi Mattia De Campo, TTG _ Matthew, che va a vincere quindi questa settima social race, credo l'ultima prima della pre-season, e quindi tra pochissimo si inizierà a fare sul serio. Si lancia decisamente in maniera ottimistica Matthew in questa sua ennesima stagione qui su Fit, una stagione dove sicuramente lo vedrà protagonista per la lotta, insomma, al titolo della Master, visto che ad oggi non saprei chi mettergli contro, perché Smokeman forse lo vedremo ogni tanto in qualche comparsata come terzo pilota, idem Alberto 222, insomma, sono stati rivali nella scorsa stagione, forse anche il ritorno di Re, che insomma si è dato alle ruote coperte e l'anno scorso stava combattendo per la vittoria, poi insomma coincidenze, serie di eventi purtroppo l'hanno estromesso dalla partecipazione ai campionati, quindi vedremo. Sono decisamente curioso di questo del buon Alessio Fiorino, ha fatto tante social race, ha partecipato quasi a tutte, si è sempre distinto e si ha preferito l'accento e non lo vedremo, è da inquadrare, non so chi metterci onestamente tra la 100 e la 50, e anche poi a dare a dividere nelle due categorie Prime e Sport, Pro e Master. È partito a casissimo, non ho sbagliato nulla, stessa traiettoria. Sì, infatti Anto, dicevo proprio quello, tanti piloti anche per dove erano finiti con le vetture sembrano che erano convinti di quella traiettoria, arrivavano precisi e poi facevano un errore, andavano fuori pista a velocità elevatissime e quindi finivano lontanissimi dalla pista, e proprio quell'errore dici cavolo, l'ha persa senza sapere come ha fatto, perché si fermava prima eventualmente se l'aspettava, ma poi soprattutto tanti in impostazione della curva appena prima del centro curva, sui dossi, sui cordoli, tanti. Piccoli sobbalzi, complicato. Io ho esaltato il lavoro delle sospensioni, però sicuramente immagino sarà complicato e vedremo quel che sarà anche eventualmente in futuro, perché se ne parla tanto sul forum della Codemaster, eventualmente di patch alla fisica di guida. Io intanto in presenza avevo visto il podio con Matthew, J-Sport e Talz, l'avevo gufata anche disconnettendomi, quindi è incredibile questa stagione, si è decisamente buttato il podio con sempre Matthew vincitore, però Alessio Fiorino secondo e Luca Flaminio. Eh sì, ma
fatto meglio, fatto, guarda come è sorridente, fatto preciso, a parte il naso forse un po'. Bellino, bellino, molto bene, dai, direi che quindi siamo in conclusione, sì. Diamo gli ultimi istanti a Ernesto, l'organizzazione gara, per salvare tutto, invece no, i piloti hanno subito premuto, non so se hanno già salvato il passo gara, la direzione, tutto la direzione quello che gara accaduto, l'ha già insomma, salvata, penso, Ernesto, quindi ma da questo punto allora, di vista... Ah, è vero, Ernesto, è sì, ritirato sì. Prima apposta per salvare tutto, che uomo, che gran lavoratore! Non l'ho detto, ma l'ho pensato. Molto bene Andrea, allora direi che siamo in conclusione. Sì, in conclusione direi che a questo punto ci si vede, credo, se non c'è una novità, direttamente settimana prossima, ora vedremo, penso che il calendario è già stato definito, quindi il tempo diciamo delle social ce ne saranno altre, ma credo che ora la settimana prossima inizieremo a fare un attimo un po' sul serio. Molto bene, grazie mille a noi, grazie ovviamente anche a tutti i ragazzi che ci hanno seguito, abbiamo fatto sociologia, abbiamo chiacchierato di tutto, sì. Quindi grazie a tutti quanti i ragazzi alla chat, io vi invito a seguirci sui social e soprattutto sul forum per restare aggiornati anche con l'ormai imminente pre-season, si inizia un mesetto ancora con i campionati, però inizia ad esserci quel un po' di pepe sulla stagione che verrà. Anche da parte mia, Raffaele Lelli, per voi Rosci è tutto, grazie ancora e buonanotte, ciao! Buonanotte!